Innanzitutto grazie per l'invito alla Cisco, al direttivo. Quello che vorrei fare qui è solo una tabella, non vi preoccupate, è analizzare la produzione storiografica italiana degli ultimi 10 anni relativa alla storia delle donne di genere. E mi sono basata per questa analisi e questo studio sulle schede pubblicate dal Ministero di Storico negli ultimi 10 anni, sulla bibliografia storica nazionale e ho poi condotto uno studio degli articoli pubblicati sulle principali riviste italiane, incluse quelle di storia delle donne e di genere. E ho cercato anche di fare un confronto, ovviamente non esaustivo, con le principali riviste internazionali per cercare di capire quanto e in che misura alcune tendenze relative al caso italiano possano o meno essere inserite in un quadro internazionale più ampio. E quindi in questa relazione spero di fornire qualche elemento, soprattutto per la discussione, e offrire alcune ipotesi interpretative sui motivi di alcune trasformazioni della storia delle donne e di genere, appunto, di questi ultimi 10 anni, come le cose sono cambiate anche rispetto ai decenni precedenti. Parto da alcuni dati, poi la mia analisi sarà soprattutto qualitativa, perché penso sia utile anche per discutere insieme. Se guardiamo i numeri, partendo, questi dati sono presi dalla bibliografia storica nazionale, tra il 2008 e il 2018 sono stati pubblicati 314 tra monografie e saggi in volumi collettanei, appunto inserendo il termine donne e genere. Quindi una produzione piuttosto consistente, 171 monografie negli ultimi 10 anni. Questi numeri includono anche la storia medievale antica e moderna, oltre a quella contemporanea, quindi ovviamente il bacino è molto ampio, però quello che emerge, che è significativo e su cui vorrei soffermare la nostra attenzione oggi, è che se andiamo a disaggregare i singoli bienni, in questo caso emergono degli elementi interessanti. La bibliografia storica nazionale non è esaustiva, no? Ci sono molti elementi che non sono presenti, però ci danno un po' una fotografia generale. E vediamo che se all'inizio degli anni 2000 le monografie, in particolare il numero di monografie, era piuttosto consistente, negli ultimi 10-12 anni questo numero scende abbastanza considerevolmente. E questo su questo ci possiamo interrogare, può avere a che fare con vari elementi che sottopongo alla vostra discussione, su cui tornerò durante queste presentazioni, ma che, di cui forse possiamo anche discutere insieme. Possono essere, e probabilmente sono, motivi culturali ampi legati alle cose di cui parlavamo anche ieri, contesto culturale italiano più in generale, ma ci sono anche altri elementi legati a questioni generazionali o rapporti, tra docenti di storia delle donne di genere all'interno dell'università e fuori, che potrebbero essere interessanti. Penso in particolare al pensionamento di vari docenti di storia delle donne di genere negli ultimi anni, al ridimensionamento dei corsi di storia delle donne di genere a partire dal 2010-2011, alla riorganizzazione di alcuni importanti dottorati, inclusi quello della Federico II, che ha cambiato nome e ha cambiato anche un pochino approccio, e anche alla crescente precarizzazione delle nuove generazioni, in particolare delle donne. Quindi tutti elementi che forse potrebbero contribuire a spiegare questo calo. Se andiamo ad analizzare più nello specifico le riviste, il dato interessante che emerge è che abbiamo una tendenza simile. Io ho analizzato, ho dato un colpo d'occhio, non ho fatto un'analisi precisa come quella di Margherita e Mirko, ma questo elemento emergeva anche nella vostra tabella di ieri. Però per le riviste generaliste, no? Non specificamente di storia delle donne e di genere, e anche quelle più attente alla storia delle donne di genere, per esempio contemporanea, ma anche quaderni storici, abbiamo negli ultimi 10 anni un sensibile, notevole calo di articoli e saggi dedicati esplicitamente alla storia delle donne e di genere. E questo dato è particolarmente significativo per esempio per una rivista come Quaderni Storici, che tradizionalmente invece è stata tra le principali e le prime a promuovere questo settore, questo approccio. Altre riviste cambiano. Quello che vorrei sottolineare è che emerge da questo studio
è che sempre di più rispetto al passato, quindi non è solo una continuità col passato ma è una tendenza che si è rafforzata, la storia delle donne di genere viene scritta prevalentemente da donne e pubblicata sempre di più su riviste dedicate specificamente alla storia delle donne di genere come Genesis, oppure all'interno di riviste nelle cui redazioni lavorano studiose che si occupano della storia delle donne di genere. Questo è veramente un dato che emerge in maniera molto chiara da un'analisi delle monografie delle riviste nello specifico. Ho finito con i numeri. Se passiamo da un'analisi quantitativa a un'analisi qualitativa invece, cosa emerge? Emergono alcuni elementi interessanti. Come per la storiografia, diciamo, generale, questo è un punto che sottolineerà penso in particolare Giovanni Gozzini, si nota come temi una prevalenza di studi relativi all'attivismo, all'impegno politico delle donne in Italia e soprattutto nel Novecento, quindi un approccio dominato dalla nazione in cui la periodizzazione tende ad essere quella della storia politica generale, diciamo, tra virgolette. Le periodizzazioni vengono in qualche modo, no, accettate, prese, di questo parlerà di più Giovanni, prima guerra mondiale 1839, seconda guerra mondiale resistenza, età repubblicana anni 70. Alcune delle mie affermazioni sono un po' tranchant, un po' provocatorie anche per incoraggiare la discussione. Le monografie e i saggi di questi ultimi 10 anni riprendono e ampliano alcuni temi abbastanza tradizionali della storia delle donne e di genere. Se guardiamo appunto i titoli delle monografie e anche le schede del mestiere dello storico, quello che emerge è una prevalenza di donne nella resistenza, poi si sono aggiunte importanti ricerche sulle donne in Salò, il ruolo delle donne nella Costituente o nei primi anni della Repubblica, l'attivismo delle donne all'interno dei grandi partiti di massa, delle organizzazioni femminili e ovviamente il femminismo degli anni 70. E ancora sappiamo bene che in occasione dell'anniversario della Prima Guerra Mondiale sono state numerosissime le pubblicazioni sulle donne nel conflitto da diversi punti di vista. Prendiamo le schede del mestiere di storico. Negli ultimi 4 anni 56 schede di storia delle donne di genere, 24 sono dedicate all'attivismo e impegno politico delle donne, quindi quasi la metà. Prevalentemente con solo 2 eccezioni su 56 sull'Italia, e solo un libro riguarda le dimensioni internazionali del movimento delle donne, il libro di Elda Guerra. Quello che colpisce, che è interessante, diciamo, a mio avviso, di questo passaggio, di queste trasformazioni degli ultimi 10 anni, è che alcuni grandi temi classici della storia delle donne di genere, ma del dibattito storiografico più in generale, sono venuti meno. E penso in particolare, con poche importanti eccezioni ovviamente, alla storia del lavoro, che è un grande tema classico della storia di genere, o anche alla storia della famiglia e alla storia della domesticità. Quasi che fosse venuto meno l'interesse per una questione cruciale della storia contemporanea al centro di molti dibattiti tra anni 70 e 80, ma anche 90, ossia la necessità di utilizzare gli strumenti della storia delle donne per decostruire il binomio pubblico-privato su cui si fonda gran parte del potere in epoca contemporanea. Ovviamente ci sono delle importanti eccezioni, nel senso che, di nuovo, se andiamo ad analizzare più nello specifico alcune tendenze, alcuni risultati interessanti emergono e si basano anche su un forte confronto con la storiografia internazionale. Penso in particolare agli studi sul rapporto tra genere e nazione, che davvero hanno vissuto una stagione molto felice, diciamo, negli ultimi anni, a partire dal lavoro di Banti, Ilaria Porciani e così via, con varie ricerche poi successive di dottorati che sono diventati monografie, articoli, eccetera, no? Quindi se guardiamo per esempio la dimensione della moralità del genere nei grandi partiti politici del secondo dopoguerra, ha ricevuto una grande attenzione, ha aggiunto degli elementi importanti anche ad un ripensamento della storia dell'Italia repubblicana, il rapporto tra
mascolinità e virilità durante il regime fascista, a donne e nazione, genere e nazione durante il Risorgimento, ai margini della nazione, molti studi sui manicomi e la dimensione di genere della biopolitica degli generi, per esempio. Detto questo, ci sono altre questioni storiografiche che sono venute meno e che invece erano e sono state al centro di un discreto, diciamo, dibattito storiografico nei primi anni 2000. E penso in particolare al convegno Innesti, che poi ha dato vita alla pubblicazione curata da Giulia Calvi, Innesti, è una serie di saggi proprio negli anni 2000 sull'intreccio tra storia di genere, storia generale e storia globale. I vari saggi di Silvia Salvatici, ma anche il saggio di Giulia Calvi e altri, anche altri in vari convegni. Tutti questi lavori, ed erano vari, hanno dato, mi sembra, vita almeno un discreto dibattito nel nuovo millennio, ponevano con forza una serie di questioni che hanno molto a che fare con i temi che vogliamo affrontare in questo seminario: la questione delle scale, il tema delle periodizzazioni e il rapporto tra storia delle donne e storia generale. Quest'ultimo tema che era al centro, no, della storia delle donne e di genere sin dall'inizio. E questi saggi rispondevano a un'esigenza del momento e uso le parole sempre molto efficaci di Anna Rossi Doria, che in un volume del 2003, A che punto è la storia delle donne in Italia, affermava la necessità di affrontare e di sciogliere la contraddizione da un lato con la fase della legittimazione e autolegittimazione scientifica della storia delle donne, che a suo avviso era ampiamente conclusa all'inizio degli anni 2000, e dall'altro affermava che era tutt'altro che raggiunto il consenso della comunità accademica nei riguardi della storia delle donne e quindi l'integrazione di quest'ultima, della storia delle donne, nel corpus della storiografia italiana. Grande tema rappresenta ancora che ci accompagna ancora. Quindi il rapporto tra storia delle donne e storia generale attraverso il riconoscimento del genere come utile categoria di analisi storica. Il dibattito promosso dal convegno e poi dal volume Innesti, che aveva come sottotitolo Donne e genere nella storia sociale, metteva al centro dell'attenzione proprio la questione della periodizzazione e delle scale. E in particolare Tommaso Detti, ma non solo, richiamava l'importanza di riflettere sulla questione di quanto la storia delle donne di genere potesse e dovesse anche contribuire ad una riperiodizzazione di alcuni grandi temi della storia contemporanea e non solo, quindi l'utilizzo della categoria di genere anche per ripensare alcuni grandi passaggi, richiamando il saggio di Joan Kelly del 77, ma anche una serie di saggi e monografie sulla rivoluzione industriale e le grandi rivoluzioni del 700 e dell'800. Cosa è successo dalla pubblicazione del volume Innesti e dai saggi, diciamo, da altre riflessioni che hanno accompagnato quel momento? Guardando gli ultimi 10 anni, continua a permanere, anzi sembra essersi rafforzata, una dicotomia tra storia particolare, storia delle donne, e la storia generale, che era una dicotomia che era già stata al centro della critica di Gianna Pomata, poi di Paola Di Cori e di molti altri. Mi sembra, questa è una riflessione che sottopongo al dibattito collettivo, che proprio la centralità della storia politica, che richiamavo prima, per la storia delle donne e anche per la storiografia generale, come vedremo tra un momento, possa fornire una serie di elementi interessanti per la nostra discussione. Dalle analisi che ci forniranno sia Giovanni Gozzini che Nanni Ceci emerge con forza l'importanza che la storia politica ricopre oggi nella produzione storiografica italiana. E lo stesso, appunto, come ho detto, si può dire della storia delle donne e di genere. Tuttavia, le due produzioni storiografiche non sembrano
dialogare tra loro. E inoltre il dibattito sulle periodizzazioni, in particolare in questo ambito, è del tutto assente, mi pare. I volumi e saggi di storia politica delle donne tendono ad assumere la periodizzazione propria della storia generale, e la storia generale solo di rado prende in considerazione i risultati della storia delle donne di genere, raramente si crea un dialogo in grado di assumere la categoria di genere per reinterpretare e rivedere alcuni passaggi e nodi fondamentali della storia politica dell'età contemporanea. Ovviamente appunto ci sono eccezioni che ho in parte richiamato prima, no? Le riflessioni di Banti, di Ilaria Corciani sul nesso genere-nazione. Quindi se la questione della periodizzazione sembra non attirare più l'attenzione della storiografia sulle donne e il genere, lo sguardo sembra essersi spostato sull'importanza invece della dimensione spaziale. E anche qui questo è un dibattito che si era avviato facendo propri i risultati di una storiografia, di un ricco dibattito internazionale proprio negli anni 2000, in parte a partire di nuovo dal saggio di Tommaso Detti e poi dai lavori di Silvia Salvatici, Giulia Calvi e altri. Tommaso Detti appunto evidenziava come l'incontro e l'incrocio tra la storia delle donne e la world history potesse offrire nuovi strumenti per rileggere la storia generale, liberandosi dall'eurocentrismo che caratterizzava anche la storia delle donne, e mettendo in agenda uno studio comparato di donne e uomini di diverse civiltà, delle loro rapporti e delle loro reciproche rappresentazioni. Da allora quella che è stata chiamata poi gender world history ha caratterizzato, si è diffusa a livello internazionale ed è divenuta uno degli approcci più innovativi di questi ultimi due anni, con una serie di pubblicazioni, monografie, articoli, basta aprire gli indici di varie riviste internazionali. E tuttavia, come si è tradotta poi in Italia negli ultimi decenni, cioè cosa hanno fatto, no? le storiche e gli storici che si interessano in vario modo di questi temi. Con poche eccezioni, laddove in Italia si è parlato di world history, di nuovo temo di essere un po' tranchant, ma capirete anche lo scopo, il motivo, laddove si è parlato di world history lo si è fatto senza alcun riferimento alla storia di genere o alla storia delle donne, con pochissime eccezioni, penso ad esempio al libro, alla sintesi di Marco Merigi e Laura Di Fiore, che pure dedica una parte finale all'importanza della categoria di genere. La dimensione nazionale continua a prevalere in maniera assoluta, di questo si è parlato un po' anche ieri. Di nuovo, per fornire dei dati molto crudi, su 56, le 56 recensioni pubblicate sul mensile di storico negli ultimi, 4 anni, 37 riguardano la dimensione nazionale e 12 quella internazionale o extra italiana. I risultati però, diciamo, della sfida anche metodologica dell'incrocio, dell'incontro tra gender e world history in Italia sono stati presi prevalentemente dalla storia sul colonialismo e l'imperialismo, che ha vissuto una stagione di sviluppo storiografico, di nuovo guardando noi i numeri, all'inizio del nuovo millennio, ma che di nuovo negli ultimi almeno 5-6 anni sembra in realtà essersi ridotta. Su questo dirò un paio di cose. Quindi incontro appunto tra storia di genere e storia globale proprio negli studi sul colonialismo, la capacità di evidenziare non solo il ruolo delle donne nel processo coloniale, il ruolo del genere nella costruzione degli imperi coloniali, legando ad esempio attraverso la storia del corpo come zona di contatto la dimensione privata con quella pubblica, politica, diplomatica, internazionale. Se guardiamo
No, crash. Va bene. Se guardiamo le pubblicazioni sulla storia del colonialismo pubblicate negli ultimi 10-15 anni, sono stati fatti importanti passi avanti. Si tratta prevalentemente di, diciamo, storiche, storici più giovani, appartenenti a una generazione più giovane che si è formata, diciamo, tra gli anni 90 e gli anni 2000. E che ha fatto proprie tutta una serie di riflessioni anche del dibattito storiografico internazionale. Questa ricchezza e questa vivacità emerge in maniera particolarmente forte sulle riviste. Tuttavia, negli ultimi 5-6 anni questa attenzione al colonialismo sembra in parte essere venuta meno, e il dato più significativo è che le studiose e gli studiosi che si occupano di storia del colonialismo prevalentemente italiano o lavorano all'estero oppure, e questo forse è il dato significativo del quale possiamo discutere, lavorano o operano in ambiti disciplinari che non sono la storia contemporanea. Quindi sono la letteratura, sono all'estero il cultural studies, post-colonial studies, eccetera. Quindi c'è una legittimazione o fuoriuscita dal mondo accademico italiano, oppure appunto operano in ambiti istituzionali come l'Istituto Universitario Europeo, che sono in Italia ma sono fuori dall'Italia, insomma. Penso in particolare al progetto coordinato da Luise Passerini negli ultimi anni. E vado verso le conclusioni. Un tema che è emerso dall'incrocio tra genere e world history, però, e che invece caratterizza gli studi degli ultimi anni, è quello delle storie delle migrazioni, in cui gli studi sono aumentati anche in termini qualitativi, sono studi spesso interdisciplinari e fanno propri i risultati, almeno un approccio proprio della storia globale da un punto di vista di genere, quindi la capacità per esempio di leggere il lavoro domestico in prospettiva globale e incrociare diversi elementi. Questo, diciamo, la fotografia delle monografie pubblicate negli ultimi 10 anni, anche delle riviste generaliste. La ricchezza del dibattito e dell'incrocio tra gender e world history invece caratterizza la rivista Genesis della Società Italiana delle Storiche, ossia se guardiamo quindi la rivista principale dedicata alla storia delle donne di genere, lì vediamo una ricchezza anche interpretativa e di approccio che non si vede o si vede molto di meno sulle riviste generaliste, diciamo, o altre riviste di storia contemporanea, e basta guardare i titoli, e anche su questo potremmo interrogarci. La rivista è sicuramente più vicina anche da un punto di vista generazionale alle nuove generazioni attraverso un rapporto diretto attraverso la Società Italiana delle Storiche, con i vari congressi e i vari seminari che la SIS organizza, e quindi riesce a incorporare al suo interno anche approcci diversi. Però questo dato conferma quello che dicevo all'inizio, ossia che la storia delle donne di genere viene sempre più fatta su riviste di storia delle donne di genere, e questo è insomma un elemento significativo sul quale riflettere. In termini generazionali, e qui chiudo veramente, magari su altre cose poi torniamo nella discussione, ci è stato chiesto dal direttivo della SISCO di riflettere anche, no, su quanto e in che misura questi cambiamenti ci dicono qualcosa, no, in termini anche generazionali. La categoria di generazione è una categoria molto complessa su cui sarebbe necessario riflettere e usare in maniera sicuramente sfaccettata e controluce, ma in che termini possiamo ragionare, no, anche utilizzando la categoria di generazione. Da un lato la scelta dei temi, possiamo dire che le generazioni più giovani, formatesi appunto tra gli anni 90 e gli anni 2000, quindi le persone che oggi iniziano o hanno pubblicato le monografie, il risultato delle tesi di dottorato,
si avvicinano alla storia delle donne di genere in maniera forse diversa rispetto alla generazione precedente, ossia con un rapporto con il movimento femminista che si è ridefinito, non è venuto meno, ma sicuramente diverso rispetto alla generazione precedente. Anche qui ognuna di queste mie affermazioni può essere complicata. E questo ridefinisce anche gli interessi della ricerca, sono generazioni più internazionalizzate che si confrontano con la storiografia internazionale. E questo elemento, diciamo, di varietà, di ricchezza emerge se guardiamo ai congressi della Società Italiana delle Storiche degli ultimi anche 10 anni, Pisa, Padova in particolare, c'è una varietà di temi affrontati che poi non finisce sulle riviste, non si trasforma in monografie per molti motivi. La questione generazionale, però, a mio avviso, può essere affrontata solo se intrecciata con la questione istituzionale. Nel senso che forse nel darci una risposta, no, sui nuovi approcci o sui limiti dei nuovi approcci di storia delle donne e di genere, che spero di aver messo in evidenza dovrebbe essere, no, un approccio che dovrebbe caratterizzare la storia contemporanea in generale, è la questione istituzionale che può darci delle risposte, più che solo la questione generazionale. In Italia, come sappiamo, non esistono dipartimenti di Women's and Gender Studies. Esistono ormai parecchi corsi di storia delle donne e di genere che però, come dicevo in apertura, sono stati anche tagliati, ridefiniti nell'ultimo decennio. Ci sono alcuni importanti dottorati, ma anche quelli sono stati trasformati negli ultimi anni. Le donne nel mondo accademico, come sappiamo dai molti studi che sono stati pubblicati negli ultimi mesi e che sono stati anche oggetto di discussione sulla lista della Cisco, sono fortemente penalizzate, marginalizzate, e c'è, questo lo sappiamo, una crescente precarizzazione dei giovani in generale, ma delle donne in particolare. Allora, è difficile, in questo contesto è difficile fare storia delle donne di genere e ci si potrebbe anche interrogare, è difficile dare una risposta, diciamo, precisa a questa domanda, ci si potrebbe anche interrogare su quanto e in che misura alcune riflessioni sulla propria carriera, tra virgolette, nel mondo accademico influiscano sulla scelta di un tema, di un argomento, di un approccio. Cioè quanto la scelta di un tema di storia delle donne di genere in un contesto in cui non esistono dipartimenti di Women's and Gender Studies possa essere penalizzante per una giovane che svolge il proprio dottorato. Ovviamente no, ci sono notevoli differenze e sfaccettature, ma mi sembra appunto che questa questione generazionale non possa essere analizzata senza intrecciarla con la questione istituzionale. Grazie per l'attenzione. Grazie Elisabetta. Arianna per l'Ottocento, poi ci sarò io per il blocco Guerre Mondiali e Fascismo e poi Giovanni per l'Italia Repubblicana. Grazie. Allora, grazie al Presidente, ai promotori, ai membri dell'Assemblea Scientifica per la fiducia, ai soci e alle soci presenti, a Margherita e Mirko per le vostre analisi di ieri, a Elisabetta per quella di oggi. Rassicuro il Presidente, non parlerò di crisi, la parola è assente dal mio testo. Il mio testo, la mia così conversazione con voi, che rinvia al dibattito ovviamente, è tripartito. Ricognizioni, comparazioni, blande, possibili direzioni nel senso del swiftiano modest proposal, molto modest, ma spero fermo. Gli spunti che vi presenterò nella sezione ricognizioni nascono da confronti ovviamente non sistematici, ma spero indicativi, svolti a partire
dall'analisi di articoli e riviste italiane e straniere che avevo presentato nel febbraio del 2018 al forum interno del mestiere di storico, dove va l'800 punto di domanda, integrati dai dati allora forniti sulle monografie da Marco Rovinello, che ringrazio. Analisi di fonti quali le schede di recensione del mestiere di storico, preziosissimo serbatoio, i titoli dei paper selezionati per le edizioni 2008 e 2018 degli incontri Storia in corso, e infine ho utilizzato alcune rassegne tematiche su riviste italiane e straniere. Ho cercato di estrarre dati per così dire strutturali, tendenze e convergenze che non intendono ovviamente essere esaustive dello stato dell'arte, ma che possono aiutare la discussione, soprattutto in merito a possibili comparazioni con altre storiografie nazionali e prospettive su approcci e metodi di lavoro. Una verifica, seppur per campioni, della produzione sull'Ottocento barra lungo Ottocento è significativa dal momento in cui negli ultimi 20 anni, inutile dirlo ma lo dico, esso è stato campo di rinnovamento, riletture, rivisitazioni. Gli stessi titoli usano tantissimo questa forma, no, discorsiva delle rivisitazioni, rileggere, rivisitare. Quindi un terreno potenzialmente ad alto tasso di laboratorialità, ad alta intensità di innovazione, si direbbe, nelle art sciences, che ha interessato varie storiografie nazionali, tra cui sicuramente quella italiana e sull'Italia, e i suoi frequentatori di nazionalità straniera, che ho considerato. L'Ottocento, al di là del dato quantitativo innegabile di calo numerico che abbiamo visto, per quello che se ne fa, e riprendo un'espressione di Carlotta Sorba al nostro incontro qui a Firenze l'anno scorso, in giugno, sta bene, e io ne sono convinta, e abbiamo visto in più occasioni, non ultimo Salerno, rivoluzione contro rivoluzione d'Italia l'anno scorso, la fertilità del cantiere, soprattutto dei giovani. Il decennio 2008-2018, del resto, potrebbe essere grossomodo iscritto tra le date di pubblicazione di due volumi collettani che dialogano fra loro. Il primo è quello curato da Christopher Bailey e Eugenio Biagini, dedicato a Giuseppe Mazzini and the Globalization of the Democratic Nationalism. Guardate le date, 1830-1920, lunghissimo periodo. Definito dalla recensione sul mestiere di storico di Michele Finelli uno dei più significativi congressi del bicentenario mazziniano, originale arco cronologico di riferimento, spazi estoeuropei nei quali emerge un nazionalismo democratico che viene monitorato e ricostruito, Global Mazzini e approccio transnational. 2016, dedicato a Bailey, scomparso di recente, un altro collettaneo con autori italiani e non, Maurizio Isabella e Costantina Zanu, che curano Mediterranean Diasporas, Politics and Ideas in the Long 19th Century. Esplicita attenzione sin dal titolo per il lungo Ottocento, spazi, strategie identitarie e memoriali, modelli costituzionali, partenze e approdi dalle varie sponde del Mediterraneo, ricostruiscono così una rete dialogante al proprio interno, secondo declinazioni anche inedite. A questi due lavori collettani che appunto dialogano fra loro nel nostro decennio di riferimento, grosso modo, aggiungerei un corposo saggio uscito nel 2017 a Princeton di Axel Kerner, lo conoscerete, America in Italy, perché mi sembra un passaggio interessante, perché recupera una piena dimensione di storia del pensiero politico, non di storia delle idee, ma la trasforma in storia dell'immaginazione politica, dell'immaginario politico, legato alla conoscenza, divulgazione, riflessione degli e sugli Stati Uniti negli autori del discorso risorgimentale. La parte più originale del volume, però, è dedicata a un prodotto culturale di audience, quale l'opera Il ballo in maschera di Verdi. Quindi un marcato shift dalla storia culturale di un lungo Ottocento, dalle radici tardo settecentesche, alla storia culturale con anche uso di fonti visive che testimoniano una volta in più come Visual Turn a sua volta sia entrato definitivamente nello studio dell'Ottocento. Qualche dato quantitativo. Il range delle recensioni del mestiere tra 2008 e 2018 che presentano di libri che presentano nel titolo, e qui siamo forse all'etichetta, il termine 800 spazia da un minimo di 1 a un massimo di 8, un minimo di 1 nel
2011 e 16 e un massimo di 8 per il 13, con una media di circa 4 all'anno che scelgono da questo campione l'esplicita etichetta 800 nel titolo. Ancor più ristretta la presenza di titoli che utilizzano l'espressione lungo 800, meno di 10 nel decennio. Tra questi il lungo 800 di Salvatore Lupo, cronologia 1776-1913, molto interessante. L'etichetta 800 connota storie della famiglia in Italia e in Europa, Porciani, eccetera. Alcuni lavori di storia economica e di istituti bancari, storia di porti, di distretti industriali, di criminalità, storia di regioni, di donne, di orfanotrofi, manicomi, storia di scienza. Qualche rara presenza sulla dimensione coloniale e imperiale e sul rapporto tra Stati Uniti e Risorgimento. Sembrerebbe dunque che funzionano di più singole coppie di date piuttosto che la generica etichetta 800, lungo 800, per connotare, direi, stringere cronologicamente le proprie ricerche. Se poi ci spostiamo dai titoli che adottano archi cronologici di riferimento con date, il 1815 sembra resistere, incredibile ma vero, come rassicurante paletto periodizzante, utile sicuramente da una prospettiva istituzionale dinastica, molto meno a mio parere in ottica di storia culturale, sociale e della politica. Rara ma qualitativamente significativa la presenza come termine a quo del 1796, quattro i casi di cronologia arretrata al 1750, volumi di storia economica, del cristianesimo, delle istituzioni, delle migrazioni. Oggi data 1750, in campo soprattutto in quanto riattualizzata dalla scelta di Sebastian Coran e Jürgen Osterhammer di assumere la data come a quo del loro volume Verso il mondo moderno, della storia del mondo tradotta da Einaudi. Evidente intento, se ne parlava a Roma al forum sull'Ottocento qualche settimana fa, di ridimensionare la portata periodizzante epocale delle rivoluzioni di fine Settecento. I dati elaborati graficamente da Marco Rovinello per il forum dello scorso anno, relativi al periodo però 2010-2017 e alle monografie e collettanei, rilevava che il lungo 800 era oggetto del 13,3% del totale dei volumi recensiti dal mestiere, con un picco immaginabile tra l'11 e il 12 relativo al cosiddetto effetto 150esimo per l'Italia. Di questo 13%, un 45% è infatti dedicato al processo risorgimentale, solo un 5% a temi economici di scala globale, peraltro in crescita. Quanto al lungo 800, nella scelta dell'arco cronologico di riferimento, il 10% dei libri optava per una periodizzazione 1814-1918, che definirei ortodossa, mentre crolla il 3% della periodizzazione 1814-1945, segnala forse il superamento di una datazione per così dire ideologica comprensiva delle due guerre mondiali. Un esiguo numero di volumi, si è già detto, osa la cronologia a quo imperniata sul 1750 all'1,7% del totale. Ma in questo caso si tratta di ricerche che arretrano a tutto il XVIII secolo per arrestarsi all'inizio del XIX, restare comunque all'interno della sua prima metà, ci tornerò. Veniamo ai panel presentati ai cantieri di storia per i quali abbiamo la rilevazione preziosa di Anna Lucia De Nitto pubblicata sul Messiere di Storico del 14, però, quindi ho dati un po' sfalsati. Su 175 panel, tra 2001 e 2013, 116 sono di cronologia pienamente novecentesca, il resto evidentemente 800. Veniamo al lavoro dei più giovani, si è giustamente portata l'attenzione sull'approccio generazionale, anche se cito il titolo di una rassegna dell'American History Review che citerò più avanti, Each Generation Write the History of Its Own Generation, quindi c'è ovviamente questa idea della sensibilità dello storico e della curiosità dello storico che è quella della sua generazione, del suo tempo. In 10 anni di storia in corso, dalla terza edizione del 2008 alla tredicesima del 2018, i paper selezionati di ambito ottocentesco o lungo ottocentesco sono passati da 0 2008 a un trend pressoché costante di 3 nelle ultime 5 edizioni,
documentando in tal modo una relativa crescita e l'adozione da parte di alcuni progetti di ricerca dottorale anche di cronologie lunghe, 1782-1868 sulla costruzione della nazione spagnola, 1799-1914 sul brigantaggio, 1848-1914 sulla Cina. A prevalere nel campione restano comunque questioni spazialmente e cronologicamente molto circoscritte, anche se si tratta di temi di ambito coloniale, ancorate su corpora di fonti ben delimitate, e su questo tornerò collegandomi a una considerazione condivisa con Giovanni Rozzini. Ricordo poi che nell'edizione del 2011 delle Storie in corso la tavola rotonda era stata dedicata proprio a pratiche e linguaggi della nazione nell'Ottocento. Vi propongo ora qualche spunto impressionistico dalle riviste. All'inizio del decennio oggetto della nostra ricognizione odierna, nel 2008, il numero di articoli dedicati al lungo Ottocento, censiti da una rassegna nel mestiere di storico, il numero 1-2 del 2009, risultava di 77 titoli. In lieve crescita rispetto allo stesso campione di riviste italiane e straniere per gli anni precedenti. Temi quali il teatro, l'esilio risorgimentale, la sociabilità modernizzante, migrazione, relazioni diplomatiche, scritture di donne sulle donne, sono i temi di ricerca. 4 anni dopo, nel 2012, è già stata citata ieri, nella rassegna preziosissima sulle riviste di storia contemporanea di Leonardo Rapone, su studi storici, che peraltro prendeva in modo piuttosto appunto denso, passato e presente e contemporanea, ricerche di storia politica come suo campione, l'idea era quella che si usasse una comune concezione lunga della contemporaneità, ci fosse uno spostamento su un respiro più ampio, che rifletteva, cito Rapone, la necessità di legare 800 e 900 nello studio dei processi costitutivi della contemporaneità. Un'attenzione insomma ai tempi lunghi della storia, alle trasformazioni epocali dalla fine del XVIII, e però lo stesso Rapone diceva in realtà questo lungo, lasco periodo viene utilizzato più come una linea d'orizzonte che come un vero e proprio terreno di indagine diretta, ma pur sempre qualcosa. Si tratta quindi di una tendenza emergente verso la metà del decennio che stiamo ancora vivendo, verso cronologie lasche ed elastiche che mi sembra però si stia attenuando, sia meno viva, più rarefatta e i casi che la documentano sono più episodici. Riviste italiane che si occupano di Ottocento non posso qui ovviamente dilungarmi, ma ovviamente da contemporanea che ha nel suo stesso sottotitolo rivista di storia dell'Ottocento e del Novecento, l'Ottocento presente anche attraverso le rassegne, ovviamente saltuari gli articoli di cronologia e ambito risorgimentale e isolati i casi di articoli che arretrano sino a fine Settecento. C'è Meridiana che ovviamente ha nella sua core business l'attenzione per l'Ottocento in chiave soprattutto meridionale comparata, ma estesa allo spazio del Mediterraneo e dell'America Latina. Memoria e ricerca, che conosco anche più perché ho l'opportunità di essere nella direzione, attenzione anche nei titoli al lungo Ottocento, nel cantiere di elaborazione si riflette anche su queste etichette cronologiche, molti numeri testimoniano del resto una attenzione per la spazialità che è nel DNA della rivista. C'è una certa presenza di contributi sull'Ottocento anche nella sezione non monografica. Vi posso anticipare però un dato che mi ha colpito, l'ho potuto leggere in anteprima, la ricognizione sui titoli degli articoli fatta da Rolf Petri, che è di imminente pubblicazione numero 1 del 2019, che è in corso di stampa. Petri, che ha passato a setaccio tutti gli anni di vita della rivista, dice: posto che memoria e ricerca non è lo specchio meccanico delle tematiche che emergono, che tramontano a livello di storiografia nazionale e internazionale, ci dice una cosa interessante, ve ne propongo una per tutti. L'assenza per l'intero 25enne dai titoli dei contributi su 800 e 900 del sostantivo borghesia e dell'aggettivo borghese. Comparazioni blande. Allora, io ho dimestichezza con il mondo angloamericano e francese, quindi ho un po' così visitato velocemente alcuni numeri di questo nostro decennio, di The American Historical Review e altre riviste. The American Historical Review, che poi utilizzerò anche per un altro tipo di fonte,
ha ovviamente nel suo DNA il tardo XVIII secolo, fondativo per l'identità politica americana, e la tendenza è anche a prolungare a Novecento avanzato questo, questo lungo Ottocento. Imperial Studies, Postcolonial Studies, un'attenzione anche a fenomeni del mondo economico e finanziario sul lungo periodo. L'Ottocento torna per esempio nel 2016 con molti articoli su Cina, Africa, Asia, ma anche la fiscalità della Terza Repubblica francese, molto mista, molto, questo Ottocento, il lungo Ottocento della rivista statunitense è molto frammentato ed è molto randomizzato secondo me. Tematiche di genere, il mondo militare, il lungo Ottocento fa capolino in un articolo sul Mare del Nord 1807-1918. Il 2013, per esempio, recupera il XVIII secolo e offre un'interessante riflessione sulla Russia zarista. Retrocedendo negli anni, attenzione per gli spazi coloniali, esponenti del pensiero politico ed economico del XVIII secolo. Mondo britannico, Journal of Contemporary History, l'Ottocento non c'è, semplicemente non c'è. War Studies, Post-War Studies, Cold War, Transnational 20th Century. Modern Italy, lo sappiamo, ha ovviamente interesse per l'Italia, grazie ai suoi collaboratori, e quindi articoli sull'Ottocento italiano e non solo. Però anche qui Prima e Seconda Repubblica incalzano prepotentemente, soprattutto in occasione di anniversari. Nei titoli dei contributi è consolidata l'etichetta di lungo Ottocento. Journal of Modern Italian Studies si muove su simili direttrici, studi sul fascismo e la contemporaneità in chiave culturalista però sono molto presenti. Emigrazione di fine Ottocento, la costruzione dell'impero coloniale, qualche posto nelle ultime annate della rivista. In Francia abbiamo la Revue du XIXe siècle, che va da sé, l'Ottocento lo pratica istituzionalmente, rivista in piena salute. Una grande attenzione direi negli ultimi anni per la dinamicità dell'Ottocento come secolo di forti mobilità e saperi che si muovono nello spazio, dentro il Mediterraneo e fuori dal Mediterraneo. E quindi una rivista, ad esempio, che si intitola proprio Diaspore, Circulation, Migration, Histoire, ha di recente proposto un Ottocento di know-how che, attraverso ovviamente i canali dell'esilio, del displacement, della migrazione anche economica, portano in giro categorie, modelli, mentalità, modi di vita, nello spazio, un Ottocento quindi mobile in movimento, fortemente dinamico. Due parole sui nostri competitor, o se volete co-researcher, compagni di strada, i modernisti. In effetti, anche solo a scorrere titoli e sottotitoli scelti per molti dei loro lavori, la tendenza a ricomprendere l'Ottocento, spesso per il caso italiano utilizzando una dizione molto così lasca, Italia pre-unitaria, che cos'è Italia pre-unitaria? Tante cose, è diffusa. Quanto poi effettivamente in avanti e a fondo nel secolo i modernisti si spingano è un altro discorso. Non di rado l'analisi dei temi trattati si ferma ai primissimi anni dell'Ottocento e ai primissimi decenni. Massimo mi pare, potrei sbagliarmi, ma ho un po' di pratica, arriva al 48 e spesso copre frettolosamente le cruciali dinamiche dei decenni post-48. Quasi che la spinta venisse in itinere a mancare, o piuttosto, quanto io credo, che le categorie della modernistica si diluissero e risultassero insufficienti a dar conto di fenomeni ormai di segno qualitativo e quantitativo troppo diversi. Detto questo, si conferma impegnativo per noi contemporaneisti avere il background necessario per muoversi con confidenza all'interno della seconda metà del XVIII secolo, verso la cerniera napoleonica e oltre a un rilievo che aveva fatto qui a Firenze a fine giugno scorso Guido Formigoni. È un background complicato e resta tuttavia ineludibile confrontarsi con gli estremi e le propaggini della modernità rispetto alla contemporaneità e al suo maturo e pieno dispiegamento.
Vengo ora a una, ci sarebbe, ma è un'altra relazione, da accennare al rapporto con le altre scienze sociali e a una modalità di possibile e autentica interazione. Io lavoro in un dipartimento, prima facoltà di scienze politiche e sociali, fare storia dell'Ottocento lì dentro vuol dire delle cose che non vuol dire forse altrove, e sociologi e politologi in qualche caso hanno dimostrato di ascoltare e siamo riusciti a fare delle operazioni, insomma, direi best practice, ma tutto è migliorabile. Ne parlava ieri la banca, insomma, le scienze sociali sono sul nostro tavolo sicuramente, tra poco. E veniamo alle considerazioni sulle possibili direzioni o su spunti che io ho intercettato lavorando per questa relazione. Quali tendenze sembrano dunque emergere da questa rapidissima ricognizione sulle scelte tematiche della storiografia italiana? Poi Giovanni implementerà. Prova a riassumerne e proporvene alcune. Sostanziale prudenza nell'osare dilatazioni spaziali e temporali. Diffidenza per le cronologie lunghe meno facilmente gestibili. Frammentazione e segmentazione cronologica, personalizzazione dei processi rispetto alle storie imperniate sugli attori collettivi. Crescente specializzazione. Il micro pare confortante e rassicurante per i più giovani, ma non solo. Ancoraggio al dato empirico e a una scala territoriale controllabile. Scala e cronologia sono i nostri protagonisti. Quando in realtà la micro è la vera dimensione sfidante che mette in campo la bravura dello storico. Se ben fatto, in quanto ben fatto, la ben fatta, la microstoria rappresenta, cito parole di Raffaele Romanelli al forum del 21 gennaio svoltosi al mestiere di storico, è un'ambizione gigantesca. Dunque, necessità emergente di coniugare al meglio, di fare interagire e dialogare il micro al macro. Ma come? Vi propongo qualcosa fra pochissimo. Prevalere della storia politica e della storia culturale e sociale della politica. Qualche bel esempio di storia economica e quantitativa c'è, ma su scala micro prevale l'ancoraggio a corpora di fonti, appunto, che imperniano e rassicurano. Potremmo parlare, ma questo magari si farà in discussione, di tesi di dottorato sources driven e di monografie ASN driven, è un tema sicuramente da valutare. Ma allora, perché è scarso, per esempio, l'appeal di un terreno circoscritto come quello dell'Italia liberale, quantitativamente in declino, nonostante sia un campo di indagine compatto e quindi adatto alle tendenze del momento? I dati di Giovanni Guzzini che vi mostrerà convergono con quelli presentati da Marco Manfredi nella sua rassegna per ricerche di storia politica numero 2 del 17 su Italia liberale e lungo 800, dove appunto, pur non essendo all'anno zero, scrive Manfredi, si segnala che l'età liberale risulta una sorta di terreno sospeso, metodologicamente parlando, tra vecchio e nuovo, dove il lungo 800 pare evocato solo come etichetta d'effetto, senza venire declinato nella pratica, mentre l'800 in quanto tale, cito, soffrirebbe di una musealizzazione che ne impedisce il raccordo continuativo con il 900. Fino quasi a dimenticare, cito, come la storia rimanga fondamentalmente una disciplina dai tempi lunghi. Fine del caso Italia e delle storie nazionali, non ne sarei troppo sicura. In ultima analisi resiste come molla per la scelta di scala e di periodizzazione la soggettività dello storico. Qual è il suo valore oggi? La spinta ultima per il lavoro dello storico dovrebbe del resto essere ciò che lo muove e lo commuove, ciò che gli fa battere il cuore, la sua creatività. A questo punto due parole di Pars Construens e mi avvio poi a chiudere. Senza essere, spero, tacciata di provincialismo e di austerofilia, American Historical Review è molto utile non tanto per gli articoli o non solo, ma per le conversations, vere tavole rotonde, che dal 2006 pubblica annualmente. C'è un'altra rivista che a me è piaciuta molto, conoscerete, si intitola Rethinking History, The Journal of Theory and Practice. Allora,
The American Historical Review è la voce della community US-based, non necessariamente di soci statunitensi, perché lì di statunitensi c'è poco, c'è molto molto ibridato, e invece su Rethinking History stanno crescentemente scrivendo storici o del Nord Europa o dell'Oceania. Nord Europa, Oceania, forse che siano meno ossessionati dalla crisi dello Stato nazionale? Direi sicuramente sì, e lì ho trovato una freschezza, uno sguardo che in realtà è poi quello che noi stiamo facendo qui, quindi non è che noi siamo indietro, non voglio dire questo. Loro però hanno cominciato qualche mese o qualche anno fa, ma siamo in linea, in sintonia con tendenze, esigenze di revisione, di rilettura su scala globale, Oceania, Scandinavia, vi dirò. La conversation dell'American Historical Review del dicembre del 13 si intitola How Size Matters, The Question of Scaling History. Sono otto studiosi di diverse affiliation che si interrogano sulla marea globalista montante. Pausa di riflessione, cerchiamo di reagire a una storiografia che è diventata troppo africocentrica e asiacentrica. Cerchiamo di trovare una nuova coesistenza tra micro e macro, invocando maggiore attenzione per che cosa? Banale, per il deep, per il profondo, non il large, ma il deep. Recuperare, lo scrive Anne McGrove, che è una fertile autrice storica australiana. Dobbiamo ragionare come i geologi, fare i carotaggi, sempre di più, non essere fuorviati dal vasto, dall'espansione, ma andare in profondità, sia per la cronologia che per la spazialità. Quindi l'ideale sembrerebbe riuscire a collegare il racconto piccolo su scala locale con i grandi quadri di respiro continentale e imperiale che gli storici globali ci hanno ormai ampiamente messo a disposizione. Dicembre 2018, altra conversation pubblicata sulla rivista Each Generation Writes Its Own History of Generations. E allora cosa succede e cosa vuol dire essere di una generazione o di un'altra? Non ci sono grandi novità, approccio generazionale, si torna ad Alan Barry Spitzer, Each Generation Writes Its Own History, ma nello stesso tempo la storiografia che si fa negli Stati Uniti, con però ramificazioni geografiche molto ampie, chiede di tornare a riflettere su genealogie storiografiche, appartenenze, approcci che possono caratterizzare i giovani, ma non solo, in termini di scelte spaziali e cronologiche. Un esercizio che richiederebbe qui, per caso italiano, molto più tempo. Ultimissimo, in chiusura, una possibile exit strategy da quello che per me è il finto dilemma micro-macro, micro-globale e gabbie della periodizzazione. Lo storico c'è, cioè sempre navigato e insomma ha trovato le exit strategy, però ce n'è una che arriva da Reykjavik che mi sembra estremamente interessante. Sigur Magnusson, Magnusson con un accento nordico, della Iceland University di Reykjavik, su Rethinking History, questa rivista, parla di far-reaching micro-history, la potremmo tradurre micro-storia avanzata. È un'autorità, lui è un allievo di Peter Stern, si è formato con Peter Stern negli Stati Uniti e nel 2013 è stato autore di una coautore di una monografia What is Micro-History? Lui parla di singularization of history e di far-reaching micro-history, una micro-storia avanzata che richiede non un ritorno al formaggio ai vermi e non come Francesca Trivellato ha proposto sulle pagine di California and Italian Studies nel 2011 una globalizzazione del micro, ma una esasperazione del micro che è fertile. Esercitare un diverso sguardo sul dettaglio, cogliendone tutte le connessioni possibili con e le derivazioni da altri spazi. Cosa ha fatto Magnusson come esempio? 2017 ha trovato una fonte meravigliosa, quella che ognuno di noi vorrebbe trovare, il diario Enciclopedia Illustrata di un contadino islandese dell'Ottocento, un essere umano che attraverso comparazioni e una ricerca su vastissima scala ha rivelato essere questa comunità a cui lui apparteneva, essere inserita in circuiti di saperi tutt'altro che periferici, se non proprio globali. Arrivi nei porti, visite, viaggi,
tradizione orale. Non tutte le fonti si prestano a un tale esercizio, ma è la prospettiva di indagine che voglio proporvi. E quindi una microstoria non transnazionale o transglobale, ma traslocale, come autentica risposta e strategia alternativa che in un certo senso, e mi viene in mente il tecnicismo dello storico, la professionalizzazione inevitabile evocata ieri da Federico Romero, è del resto la cassetta degli attrezzi dello storico, cioè dall'Islanda ci stanno dicendo attenzione, andate ancora più nel tecnico, andate ancora di più a spremere il succo da un dettaglio che vedrete che restituisce il traslocale. L'Ottocento necessita forse più del Novecento di essere affrontato in termini modulari, sia di spazi connessi da flussi di mobilità, sia di cronologie appunto fatte a pacchetti, a moduli però lunghi, rinunciando a che cosa? Alla pretesa della simultaneità e di narrative che possono funzionare a qualunque latitudine del globo, perché questo non è possibile. Forse anche una più convinta adozione della categoria e della periodizzazione in chiave post-napoleonica dell'inizio dell'Ottocento, la cerniera potrebbe essere rivalorizzata, e quindi tempi lunghi, le retrodatazioni. Carlotta Sorba a Roma al Forum sull'Ottocento ci ha parlato della retrodatazione sulla cultura di massa. Io credo che retrodatare sia un esercizio che ci può aiutare. Le discontinuità forti, non è il XX secolo la fondamentale chiave di accesso ai nodi della contemporaneità. Cito Fulvio Camarano nel suo saggio negli studi dedicati a Paolo Pombeni: le porte del mondo contemporaneo per l'Europa si aprono con le rivoluzioni settecentesche. Servono indicatori di modernizzazione che marchino svolte e cambiamenti nel sentire comune, nell'accesso alle risorse immateriali come l'alfabetizzazione, nei circuiti di apprendistato alla cittadinanza, nella resistenza delle masse al progresso. David Catterall nel lontano 97 ha parlato della necessità quasi epidermica di un elastic hinterland, di un hinterland elastico in termini cronologici per la contemporaneistica, quindi di qualcosa di veramente dilatabile, estensibile, tanto più direi della contemporaneistica sull'Ottocento. E Catterall riprende un adagio di Jeffrey Barraclough del 67: la storia contemporanea inizia quando i problemi che sono attuali nel mondo oggi hanno preso per la prima volta forma. Ma anche l'ammonimento brodeliano, per cui è assolutamente vitale sapere se il fenomeno che ci sta di fronte è l'inizio di un nuovo movimento, la coda di un vecchio, un eco di un passato molto lontano, o un fenomeno che si ripresenta con monotonia. Infine, una suggestione può arrivarci, ad esempio, quando ha periodizzazioni contenuti dai crononimi studiati da Dominique Califat, The Hungry Forties, Belle Époque, eccetera. La loro sedimentazione e rivisitazione, la possibile rimodulazione di segmenti temporali ormai cristallizzatisi nella manualistica, potrebbe produrre esiti non scontati, forse, se si tornasse alla loro genesi nel lessico e nel comportamento dei contemporanei. Perché in ultima analisi, credo, di che cosa abbiamo bisogno, che cosa stiamo cercando? Pratiche e dispositivi. Io ho questa sensazione, pratiche e dispositivi. O forse più semplicemente, per riprendere le parole di Federico Chabon nell'introduzione alla storia della politica estera italiana dal 1870 al 96, un libro che personalmente amo molto e mi ha dato tantissimo, dobbiamo cercare gli uomini. Con i loro pensieri ed affetti, dice Chabot, quindi il suo in fondo uno studio di storia culturale della politica antelitera, e Magnusson da Reykjavik oggi cosa ci dice? Cerchiamo the people, ma è la stessa cosa, e vi ringrazio. Grazie Arianna. Io vi infliggerò un pochino di tabelle, però tanto poi la pubblichiamo sul sito, siamo d'accordo con Fulvio, quindi cercherò al massimo di estrapolare le cose più interessanti.
queste sono le categorie che, come avete visto fino da ieri, abbiamo cercato di usare. Abbiamo fatto una forzatura rispetto all'input che ci aveva dato Fulvio, nel senso che noi dovevamo occuparci di scale e periodizzazioni, però io per primo mi sono sentito un pochino, come dire, impoverito dal non ricorrere, anche per quanto sommaria, per quanto criticabile, a una definizione di generi. Con tutti quegli asterischi, sottolineo una cosa: dobbiamo assumere queste categorie di ambiti storiografici nel loro significato di confine. Io quando parlerò ora di storia politica ne parlo nei termini anche innovativi di storia quantitativa, di storia prosopografica, quindi di storia culturale della politica, eccetera. Quello che è interessante è se ci aiutano a misurare se quel certo settore è andato avanti o è andato indietro nell'equilibrio generale della professione. E quindi ecco, è più una considerazione esterna che non interna poi a tutte le dinamiche che abbiamo. Ho fatto tre comparazioni. Una è con le annate iniziali del Ministero di Storia, 99-2001, e con le più recenti. Questo per vedere un po' gli spostamenti di breve periodo. Non ce ne sono tantissimi, come vedete, c'è un'Europa che cresce, una regione, qui regione diciamo intesa soprattutto mezzogiorno. Sottolineo di questo primo raffronto due assenze che sono confermate poi anche nel raffronto che poi vedremo con l'American Historical Review. La prima è la microstoria, mi riallaccio a questa cosa che diceva Arianna. Io intendo microstoria qui in questo caso come una categoria abbastanza ristretta e definita invece, cioè uno spazio molto locale che si va ad affrontare con ipotesi interpretative molto forti tratte dalle scienze sociali, che sia l'embeddedness culturale di una comunità, che sia le reti, i grafi di relazione, che sia la strategia razionale degli attori, ma insomma ecco, questo concetto di microstoria, come vedete, non ha sfondato. Ecco, quindi diciamo i suggerimenti di Magnusson che ci vengono dall'esotica Islanda però sono ancora molto attuali, e questo lo vedremo, corrisponde anche a una dimensione della storiografia statunitense. Credo di poterlo sottolineare e di doverlo sottolineare perché in fondo, se ci pensiamo, la microstoria è stata una delle poche ipotesi interpretative che l'Italia ha offerto al resto del mondo, quindi è un dato che ha un suo significato. Questo è il raffronto con l'American Historical Review. Naturalmente l'American Historical Review è una rivista generalista di storia, quindi ci sono studi che vanno dall'età romana ad oggi, e questo spiega questa eterogeneità, diciamo, inficia un po' la comparazione. Come vedete però c'è un dato estremamente interessante sulla scala spaziale. La scala nazionale in America è molto svantaggiata rispetto alla nazione Europa, che non si applica all'Europa contemporanea, però si applica soprattutto ai processi di modernizzazione, è riferita soprattutto a studi pre-età contemporanea, che quindi prendano il feudalesimo, prendano l'età moderna a riferimento. Naturalmente c'è più America Latina, più Asia, più World History. Se noi guardiamo un attimo, ecco, qui ho fatto un raffronto con un termine precedente, diciamo preistorico, e cioè la bibliografia storica nazionale del 1970. Anche questa è una fonte molto eterogenea. Perché? Perché intanto la bibliografia storica nazionale aveva una sua sezione 1914-1970, quindi è un concetto di storia contemporanea che escludeva l'Ottocento pregiudizialmente ed è molto ristretto. Poi il numero anche elevato, come vedete, di campioni è dato dal fatto che includeva tutto. C'era anche, chi l'ha nominato ieri, Panza e Cazzullo, ecco, c'è molta roba giornalistica che spiega anche, per esempio, la presenza dell'Università Storia Nazionale, sono le barre rosse, di Asia, America Latina, ecco, sono tutti contributi giornalistici. Però certamente l'impressione di fondo è l'andamento lento che Nicola Lavagna aveva detto ieri, cioè
c'è una forte continuità, una forte consistenza. Noi non viviamo, credo di poter dire, ma è soltanto un'impressione, che questo accade anche per le altre storiografie, eh? Non è che altrove succedono degli sconvolgimenti epocali, però diciamo che forse nel loro complesso internazionale le scienze storiche ha una forte tendenza alla conservazione, insomma, di categorie e di ambiti spaziali. Altra assenza, qui l'ho definito il locale rurale, le campagne spariscono quasi. Ora questo, diciamo, può essere un dato banale, no? Dice scompaiono i contadini, e quindi è giusto anche che, motivati dal loro presente, gli storici se ne occupino di meno. Però se da un lato pensiamo a Emilio Sereno, per fare un nome che mi sembra sia riteggiato anche lì, che diciamo ha tutta una stagione, una tradizione della storiografia italiana, invece nel paesaggio agrario, nelle campagne, nei patti agrari delle campagne, i rapporti semifeudali, eccetera, aveva fondato grossa parte di un'interpretazione complessiva della storia d'Italia, in termini di residui, di arretratezze feudali, eccetera. Dall'altra, se pensiamo a un'economia dello sviluppo che invece negli ultimi, direi, 10 anni almeno è tornata prepotentemente a sottolineare l'importanza dell'agricoltura, ovviamente in contesti esotici, insomma, extraeuropei, Africa, Asia, eccetera. Quindi è un dato un po' banale, ma insomma però anche che racchiude un suo significato, almeno a mio avviso, non così banale. In questo non siamo diversi dall'American Historical Review, perché anche loro, se guardate, il locale rurale insomma è ridotto un po' ai minimi termini. Una terza assenza che a me personalmente ha colpito è una presenza molto scarsa, marginale, della Shoah. In queste banche dati, che poi metteremo sul sito della Sisco e che possono essere utilizzate, io ricavo il dato della Shoah dalla colonna Storia delle religioni, Seconda Guerra Mondiale. Però è un esempio di come poi questo tipo di archivio, che abbiamo raccolto un po' in fretta, ma insomma può essere utilizzato per tante altre estrapolazioni che possono venire in mente a ciascuno. Nel campione soltanto italiano delle decisioni del Ministero di Storico, la Shoah sale dallo 0,4% tra i primi anni 2000 e lo 0,8% di ora, insomma. Quindi sì, è un raddoppio, ma diciamo all'interno di una posizione che almeno per me è una sorpresa in questa relativa marginalità. Ho ripetuto questi raffronti poi anche per i nostri contestati, giustamente, generi storiografici. Qui vedete che nel breve periodo del contesto italiano ecco l'andamento lento, non abbiamo forti movimenti. C'è una storia militare, ma perché c'è il centenario della Prima Guerra Mondiale. Qui diciamo ho obbedito alla banca e l'ho estrapolata. Però vedete, sì, abbiamo una crescita di storia delle relazioni internazionali, storia coloniale, anche questo l'abbiamo. Però, come vedete, grosso modo ci siamo lì, non c'è una grande trasformazione. Cosa succede nel raffronto con l'American Historical Review? La banca dati dell'American Historical Review è abbastanza significativa, sono più di 600 recensioni che loro fanno. Allora, scusatemi, sono andato avanti. Anche qui storia politica, però c'è una storia sociale, c'è una storia culturale che vengono avanti in maniera molto più prepotente che nel nostro contesto. Può colpire la debolezza dei settori storia delle istituzioni, storia delle relazioni internazionali, ma questo è spiegabile perché ci sono riviste dedicate espressamente a questa dimensione della ricerca storica, che negli Stati Uniti ha acquisito una sua autonomia, una sua professionalità separata, e che quindi poi si trovano meno nel... Però ecco, qui da questo punto di vista, diciamo, certamente il raffronto americano ci dice un po' più di chiusura del contesto italiano all'innovazione, se dobbiamo intendere storia sociale, io personalmente sarei d'accordo, e storia culturale come cantieri di innovazione. Nel raffronto con la nostra preistoria, tra virgolette, siamo diventati un po' meno storia politica, vedete la bibliografia storica nazionale. Questo genere di biografie, e qui inteso in senso lato, comprende anche
illustrazioni di fonti di archivi personali, quindi carteggi, diciamo tutto quello che in senso lato ha a che fare con le persone umane in quanto individui. Ecco, anche qui diciamo c'è una discontinuità, l'attenzione alla storia politica è scemata, però poi tutto sommato nel contesto della nostra produzione storiografica sono generi che rimangono insomma come quelli fondamentali. Se noi facciamo un raffronto con alcuni dati, ecco, questa è diciamo il raffronto con le periodizzazioni. Come vedete, anche nel breve periodo del mestiere di storico, negli ultimi 20 anni, noi abbiamo uno spostamento in avanti dell'interesse cronologico, un po' scontato. C'è la prima guerra mondiale, qui c'è sempre l'effetto drogato del centenario, però come vedete c'è un'abbastanza crescita significativa sia del periodo della guerra fredda che anche del periodo post-68. Stranamente io ho fatto un'analisi di raffronto con i cantieri di storia con 116 panel tra 2001 e 2013. In realtà questo spostamento in avanti nei nostri cantieri di storia c'è molto meno. C'è una maggioranza relativa di studi invece, di studi, di panel, di confronto, relativi all'epoca precedente. Questo si accompagna anche al fatto che più di metà dei panel, nel loro corpus complessivo, quindi un arco appunto di 13 anni, hanno molto più ambiti extranazionali e molto più accento sulla comparazione, cioè sul raffronto fra diversi casi di studio, diciamo, non nazionali. Qui c'è un'ipotesi che mi arrischierei a dire: noi abbiamo una quantità di innovazione nei cantieri che non si traduce completamente, almeno, nella produzione sia di volumi che nella presenza di articoli su riviste. E quindi abbiamo un problema qui, Fulvio, nel senso che questi cantieri non riusciamo poi effettivamente a tradurli in un sedimentato di produzione. Rapidamente gli ultimi 2-3 grafici. Questo è il raffronto con l'American Historical Review per quanto riguarda le periodizzazioni. Va bene, loro si occupano anche di tutto quello che è l'età antica, medievale e moderna. Ecco, però vedete che c'è un'attenzione quasi doppia, anzi più che doppia, dell'American Historical Review sull'Ottocento, ed è un Ottocento europeo. Se vi ricordate il diagramma sulle scale spaziali che vi dicevo, è molto un interesse in prevalenza per le questioni di modernizzazione europea, addirittura prevalente rispetto alle loro questioni classiche della schiavitù, della guerra civile, eccetera. Quindi anche qui c'è un'impostazione più aperta al resto del mondo e dell'America rispetto a noi. Come vedete poi, diciamo, quello spostamento in avanti che noi abbiamo per le epoche, diciamo, post-45, nel contesto americano c'è molto meno. Abbiamo sì l'attenzione per il fascismo, per le dittature, per i totalitarismi e loro ovviamente per il New Deal, però poi questo spostamento, vedete queste barre rosse, insomma è molto meno pronunciato che da noi, come a dire che c'è una vocazione più a restare in un concetto prosciano di storia contemporanea, ma distanziata. Ovviamente non c'è l'effetto droga del centenario della prima guerra mondiale, però almeno per me sorprendentemente la seconda guerra mondiale non attrae più in maniera prepotente l'attenzione degli storici statunitensi. Sulle periodizzazioni anche qui, come vedete, il raffronto con la bibliografia storica nazionale, e qui c'è sempre quel bias dato dall'inclusione di molti saggi, volumi, volumetti giornalistici,
la bibliografia storia nazionale include anche riviste come Il Ponte, per esempio, che ora definirle storiche, insomma, si fa abbastanza acrobazia. Come vedete, qui c'è una prevalenza del periodo tra le due guerre che è appunto data, almeno nella mia lettura, nella mia ipotesi interpretativa, da questa presenza un po' spuria. Ovviamente le mancanze delle epoche precedenti sono date al fatto che loro hanno una sezione 1914-1970. Ecco, però anche dal punto di vista dello spostamento in avanti, dell'attenzione, ecco, è un dato da prendere con le molle, però anche qui l'andamento lento, cioè una tradizione storiografica, nonostante tutte le rivoluzioni di cui Galasso, no, anche un po', diciamo, con terrore e diffidenza, prendeva le distanze, l'apertura al resto del mondo, alle scienze sociali, eccetera, sembrerebbe che in realtà, almeno da questo sguardo, diciamo, generico, superficiale delle scale, delle periodizzazioni, non sia così stato così rivoluzionario come Galasso temeva. Tre proposte alla discussione. Da quello io avevo da fare questo blocco due conflitti mondiali e fascismo, sostanzialmente. Una tendenza comune a tutti e tre questi ambiti è la scomposizione degli attori allegorici in altre cose. Arianna diceva: non c'è più la borghesia, abbiamo le élite che si rapportano al loro interno nelle maniere più diverse. Se io penso alla prima guerra mondiale, ora non c'è Nicola, ma insomma, ai disertori, alla vita del fante in trincea, cioè la scomposizione dell'attore allegorico forze armate italiane nella moltitudine tendenzialmente individuale dei soggetti in carne ed ossa che le compongono. Se penso al fascismo, penso alla tematica della violenza introdotta da Emilio Gentile, il rapporto tra le amministrazioni statali del centro e della periferia, il rapporto tra il regime e i RAS, le élite locali, la reintegrazione del quadro coloniale dentro sia la violenza sia la precoce vocazione razziale del regime. Ecco, se penso a tutte queste cose, mi viene di rubricarle sotto appunto la sostituzione di antichi concetti, borghesia ma anche classe sociale, mi pare, forse mi sbaglio, senza una parallela adeguata discussione di metodo. Ok, facciamo a meno del proletariato, siamo d'accordo, però che cosa ci abbiamo sostituito? È come se fossimo andati un po' a predare, nel senso dei predoni, dei pirati, nelle scienze sociali, ma non poi avendo una discussione centralizzata tra di noi, dice: ecco, cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostituito il concetto di classe sociale con individuo in carne ed ossa, individualismo metodologico, relazioni sociali, mobilità, insomma, tutto questo a me sembra avvenuto in un modo abbastanza, come dire, disperso, ecco, usiamo questo termine. Questa tendenza alla frammentazione, un po' l'anticipato Arianna, ma già ricorso anche ieri sera, la vedo come la seconda osservazione di carattere generale. Se io ripenso alla mia vita di storico, io credo che l'impressione proprio che ho è quella della frammentazione. Cioè, se io ripenso alle lezioni che ci faceva Ragionieri, se ripenso alla Romeo Debatte, cioè al dibattito sul capitalismo italiano, se l'aver fatto rimanere arretrato il Sud era stata una felix culpa per poi lo sviluppo del Nord. Ecco, tutte queste discussioni centrali su cos'è lo Stato italiano, su cos'è il capitalismo italiano, su cos'è non più la borghesia italiana, ma le élite italiane, no? Questa è una domanda che ci viene spesso dai giornali, dice: che è successo di queste élite? Sono questi barbari che ci governano? Tutte queste domande noi abbiamo frammentato la nostra, diciamo, pratica scientifica. Se vogliamo schematizzare molto, lo diceva già un pochino Arianna, se la storia è un andirivieni
tra le fonti e i problemi, a me pare che ci siamo spostati molto sulle fonti. Qui mi riferisco proprio alle ricerche dei giovani, dei ragazzi, che naturalmente per pararsi le spalle non è che si vanno a rischiare a dare una definizione del capitalismo italiano. Stanno sulla fonte che trovano in archivio, su quella fanno la tesi di dottorato, perché naturalmente rischiano di meno, ed è giusto. Però noi che siamo quelli più anziani, forse qualche rischio in più ce lo potremmo concedere, e a me pare che anche questa voglia di discutere di big why question, diciamo, l'abbiamo persa. Cioè, c'è una frammentazione, una specializzazione crescente del sapere storico, e questa frammentazione, ecco il terzo punto che propongo alla vostra discussione, ci mette in una posizione di molta maggiore debolezza rispetto al passato nei confronti degli altri. Ieri è stato detto, no? Dice, c'è una perdita di rapporto con la politica. Se Schlesinger era un consigliere di Kennedy, oggi chi se l'immagina uno di noi a fare da consigliere, no? ai governanti? Ecco, ovviamente non è colpa nostra, non è solo colpa nostra, è colpa anche della politica, che diciamo dall'89 in poi non è che va più a ricercare una sua legittimazione nella storia, come era in precedenza. Il Partito Comunista portava gli operai dentro lo Stato, la Democrazia Cristiana portava i contadini e risolveva la questione romana, c'era un nesso diretto fra storia e politica. Questo la politica l'ha perso, però a me sembra anche che noi ci siamo un po', come dire, rinchiusi nei nostri piccoli recinti, e che quindi siamo anche noi i primi a non riuscire più a dire qualcosa. Ecco la domanda di Adriano ieri, Roccucci, che io trovo molto, molto sensata. Siamo all'altezza, ecco, io me la pongo ogni giorno, e devo dire, ecco, che poi abbiamo perso capacità di concentrarsi sulle grandi questioni che ci vengono anche dal nostro presente, e ci caira delle risposte. Quando io dico questo, certo, è vero, prima Ragionieri scriveva il pezzo e il Nuovo Corriere o l'Unità o addirittura in qualche caso Straordinario La Nazione glielo pubblicava. Oggi ti chiama Simonetta Fiori e ti dice cosa pensi di questo, gli dai una risposta e fine. Cioè sono i media che ti impongono la loro logica, è chiaro. Può andare bene o andare male, però questo è un fatto, diciamo. Io credo che però, ecco, faccio due semplici accenni e concludo su questo. Il primo è venuto ieri, mi sembra proprio Roccucci. Noi siamo in un'epoca, a me sembra, di prepotente ritorno di nazionalismo. E forse c'è un ciclo lungo di preminenza dello Stato come soluzione di tutti i problemi, come ombrello sotto il quale rifugiarsi, come madre a cui chiedere soccorso, che inizia quando? Arianna forse risponderebbe addirittura 1750, noi possiamo rispondere col fascismo, non lo so, però è una tipica domanda da parte nostra, cioè sono roba nuova questi nazionalismi o sono roba vecchia? Rispondono a un bisogno della psiche umana di soccorso, di protezione, di conforto, di rassicurazione in periodi di crisi, di incertezze, oppure sono il frutto di minoranze agguerrite che ci vogliono fare del male? Personalmente, guardando questi anni, a me è venuta, dicevo ieri sera, un ripensamento sugli anni 20 del Novecento, più che la bravura di Mussolini o Hitler, è lo sfarinamento inarrestabile, l'avvitamento dentro al baratro di tutti quegli altri. È una riflessione che viene dal presente, no, ovviamente. Però forse ci abbiamo qualche chiave in più per capire in una maniera un po' diversa. Ecco, queste sono tutte domande che... l'ultima cosa sono le migrazioni. Altre emergenze... noi storici dobbiamo dire, che ho cercato qualche volta, non sono una novità. Non sono una novità. Anche qui, diciamo, la nostra pratica scientifica ci mette nelle condizioni difficili, per carità, però di dire qualcosa di molto istruttivo a chi pensa che abbiamo i barbari alle porte.
li abbiamo sempre avuti, li abbiamo gestiti, fin da 250.000 anni prima di Cristo l'uomo sulla terra si muove, è un migrante, e quindi diciamo questa roba appartiene al nostro imprint e al nostro bagaglio di esperienza molto più di quanto non siamo abituati a pensare. Ecco, tutte queste cose le dico perché mi preme, come dire, volgere in positivo il concetto di, uso la parola, crisi della storia, del sapere storiografico, della storiografia. Ecco, più che la crisi dobbiamo vedere quali sono le sfide, ecco, che ci... E secondo me, se ripensiamo a quello che abbiamo fatto, forse lo scopo è proprio quello di avere un'idea su cosa dobbiamo fare. Fine, mi chiedo, e Nanni, allora, questo è il tuo secondo. Sì, anche io sono... Vado di... grafici, anche salve. Grazie innanzitutto per l'invito, che ho accolto con piacere e che mi ha dato la possibilità di riflettere su alcune, diciamo, tendenze che è stata davvero una straordinaria occasione per me di analisi. E il mio tema, come vedete, è l'ultima fase, è l'Italia repubblicana nella storiografia italiana nell'ultimo decennio. E farò delle brevissime proprio premesse, un minuto, dopodiché l'analisi centrale sarà dedicata a un'analisi quantitativa sulla storiografia italiana e sull'Italia repubblicana. Procederò poi, come avevo concordato, con una breve comparazione con l'estero e alla fine tenterò di dare due sintetiche considerazioni conclusive che annuncio saranno ancora più sintetiche forse perché collimano perfettamente anche semanticamente, diciamo, con quanto è stato detto fino adesso, il che, diciamo, corrobora forse una lettura condivisa. Premesse, su che cosa ho lavorato? Per quanto riguarda il contesto italiano, come già in altri casi, ho lavorato sul mesiere storico, dal 2009 al 2018, cioè l'intero decennio, il 2018 chiaramente solo il primo volume, con la consapevolezza però, secondo me bisogna stare attenti a questo, che per quanto ovviamente il mesiere storico è uno specchio molto fedele, non è completo e secondo me qualche dato che emerge poi ci aiuterà a capire anche in questo senso. Per quanto riguarda l'estero, per coerenza, altrimenti secondo me avrebbe meno la stessa ragione d'essere della comparazione del mio caso, che è un po' diverso dagli altri, ho analizzato, stesso periodo, 2009-2018, il giornale Modern Italian Studies, cioè mi sono concentrato su una rivista, probabilmente la più importante all'estero, che si occupi di storia italiana, per mettere a confronto appunto mele e mele, nel mio caso, e non frutti diversi tra loro. Seconda cosa, anche nel mio caso sarà un'analisi sia complessiva che diacronica, mi soffermerò soltanto quando è rilevante, ovviamente sul momento diacronico. Perfettamente d'accordo, e quindi non mi soffermo perché così abbiamo concordato, sui tre livelli indagati, anche per me saranno oggetto ambiti attori il primo, il secondo la prospettiva e il genere, e il terzo quello delle privatizzazioni, e collegato a ciò è il problema che è emerso con moltissima chiarezza. Sono stati scelti questi campi di indagine e le mie attribuzioni dei singoli volumi ai tre livelli con il chiaro obiettivo di individuare le tendenze, chiaramente, e con tutti i limiti che questo obiettivo e il dovere incasellare dei volumi comporta. Procedo subito, non voglio togliere altro tempo ai grafici, e dirò che, diciamo, io tenterò brevemente di individuare quelli che a mio parere sono alcuni dei nodi dei problemi che emergono con più chiarezza, soffermandomi purtroppo solo brevemente su alcune delle ipotesi di lettura di questi dati, e che ovviamente è un intervento che tende ad aprire una discussione, e quindi domande, suggerimenti e commenti sono più che ben accetti. Partirei dal primo dato. Partirei dall'analisi complessiva, cioè quanto pesa l'Italia repubblicana su, diciamo, tutti i volumi recensiti dal mestiere storico. Ecco, l'analisi complessiva è abbastanza chiara in questo senso. Il 27% rispetto alla produzione complessiva recensita
su volumi italiani, nel senso non traduzioni, del mestiere di storico. È già un primo segnale, ce ne sarà un altro che vi illustrerò subito, di una certa sicuramente tendenza, che era confermata da quello che già prima Giovanni Guzzini stava dicendo, di una certa tendenza sicuramente a spostarsi in avanti cronologicamente. Dal punto di vista diacronico non ci sono grandi differenze, come vedete il primo quadriennio 2009-2013 e il secondo 2014-2018 non segnalano grandi differenze, insomma il trend è quello di un maggiore spostamento in avanti. Forse più significativo è un altro dato, ovvero il confronto tra la storiografia sul fascismo e la storiografia sull'Italia repubblicana. Dico subito che per fascismo mi sono limitato, credo per ragioni di comparazione, al movimento fascista, al partito fascista e al regime fascista. Ho escluso la guerra, mi sembra in linea anche le occupazioni italiane all'estero e il tema persecuzione e sterminio olocausto, peraltro tre temi sul quale c'è un'enorme in realtà produzione. Ebbene, i dati in questo caso mi sembrano molto significativi. Per quello che ho raccolto, se consideriamo il periodo complessivo da me analizzato, cioè 2009-2018, l'87% dei volumi è dedicato all'Italia repubblicana e il 13% è dedicato al fascismo. E qui l'analisi diacronica invece è molto interessante, perché tra il 2009-2013 il rapporto era 84% a 16 e nell'ultimo quadriennio invece è 91% a 9%. Significa quindi che è un trend, almeno da quello che si può intuire dai dati, è un trend che sta continuando, diciamo, a spostarsi sempre più in avanti. Mi sembra che si possa sicuramente registrare in questo senso fascismo e Italia repubblicana una notevole differenza con il passato. Non abbiamo dati precisi, tuttavia ho trovato, diciamo, significativo questo dato quantitativo-qualitativo. Esattamente 30 anni fa, nell'89, uscì un libro noto, tre volumi curati da Luigi De Rosa sulla storiografia italiana negli ultimi anni, e il mio saggio equivalente, cioè l'autore che si occupava della storiografia dal 15 all'84-85, questo è il suo termine che è ad quem, dedicò meno di 5 pagine su 40 all'Italia post-45, ovvero il 10% più o meno. Come vi ho cercato di dire, attualmente abbiamo il processo e il rapporto oggi è evidentemente totalmente capovolto. Ieri si parlava di, e anche oggi è tornato, di staticità della storiografia. Probabilmente la staticità, come vedremo tra breve, è vera all'interno della storiografia sull'Italia repubblicana, dove i movimenti saranno non profondi per alcuni aspetti, però invece se consideriamo l'oggetto della contemporaneistica italiana sull'Italia degli ultimi 70 anni, qui invece lo spostamento c'è stato e mi sembra anche piuttosto significativo, forse anche legato a, ma non solo, oltre che a problemi chiaramente di fonti, di interessi, anche a un problema generazionale da questo punto di vista. Passiamo invece a, diciamo, dopo il quadro e il rapporto con l'Italia fascista, all'Italia repubblicana. Passiamo appunto dal tema degli oggetti. Prima valutazione. Si legge? Si legge, si riesce a mettere un po' a fuoco, è sfocato. Noi possiamo fare poco. Allora, vi dico intanto le varie voci. Anche qui il taglio ovviamente è soggettivo naturalmente ed è molto inclusivo in alcuni casi. Chiesa e cattolicesimo, che include anche organizzazioni cattoliche e mondo cattolico, partiti, leader politici, locali inteso sia come urbano che rurale, economia, che vuol dire dalle banche all'industria, quindi nel senso enorme, lavoro, che va dai sindacati alle fabbriche al mondo operaio e mondo agricolo, la dimensione internazionale volutamente, lo potete intendere in senso enorme, adesso vi spiegherò anche perché, che va dalla politica estera italiana naturalmente alle relazioni internazionali, alle percezioni reciproche l'Italia vista da o gli altri visti dall'Italia, la comparazione, analisi comparative, mezzogiorno che include la criminalità, quindi mafia, 'ndrangheta,
movimenti sociali, violenza, terrorismo, intellettuali e all'interno degli intellettuali, gli storici e i media, adattando, qua abbiamo utilizzato questa stessa comune categoria, altre religioni, il contributo dell'Italia all'integrazione europea, la politica come oggetto ma non i partiti, l'emigrazione italiana e i fenomeni migratori in generale che coinvolgono l'Italia, istituzioni anche qui a larghissimo spettro, dal Presidente della Repubblica alla magistratura, alle forze dell'ordine, scuole e università incluse, e altro in contenitore, diciamo, comprese le storie generali, che adesso non potremo entrarci. Bene, la mia analisi generale complessiva è che si tratta innanzitutto di un quadro piuttosto frammentato, e questo tornerà spesso come categoria. E non enormi differenze dal punto di vista diacronico, nel senso, se guardate il blu è la categoria 2009-2013 e il verde 2014-2018, mi dispiace che si veda non benissimo, ma vi posso assicurare che dal punto di vista percentuale all'interno dei singoli campi di interesse non ci sono evoluzioni significative. Però secondo me alcune analisi si possono fare, ritorno allo schema di prima, è lo stesso. Non c'è dubbio che i partiti sono al primo posto, sono il 18%, però io aggiungerei un è solo il 18% in realtà rispetto al passato. Aggiungerei dei tasselli, solo non nel senso come giudizio chiaramente personale, nel senso che è un giudizio da contestualizzare in una prospettiva di lungo periodo. Va contestualizzato con un altro dato, quello che vi dicevo prima, cioè con gli altri, altra politica, cioè la politica non legata ai partiti, che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni come tema, esatto, grazie, come tema di interesse. C'è una politica meno legata, anche dal punto di vista qualitativo, al potere e ai meccanismi decisionali. La seconda differenza col passato, è vero che siamo ancora al 18%, ma se consideriamo quel volume che citavo prima, c'era un saggio di Simona Colarizzi sui partiti politici, e lì si parlava chiaramente di una stagione d'oro imperante della storiografia sui partiti. Ovviamente era un'altra epoca, era l'epoca della Repubblica dei partiti, e quindi diciamo ci aiuta però a capire che viviamo in un mondo diverso e probabilmente riflettiamo un'attenzione per i partiti sensibilmente diversa. Peraltro il confronto con il passato ci aiuta a capire anche una maggiore distribuzione di attenzione verso quali partiti. Colarizzi in quel saggio diceva DC e PC mangiano tutto di fatto come attenzione. Ecco, se noi guardiamo l'attenzione ai partiti dell'ultimo decennio, guardiamo che in realtà invece anche qui la distribuzione, e questo contribuisce alla frammentazione, partiti e leader politici, anche qui la distribuzione è piuttosto omogenea. Diciamo che l'ADC, alla DC non corrisponde la forza politica che aveva all'epoca, la maggioranza relativa non c'è, e diciamo un dato molto interessante, non posso soffermarmi troppo, è una straordinaria attenzione, straordinaria relazione alla forza politica numerica che si aveva all'epoca della sinistra non comunista. C'è una straordinaria attenzione in questo, secondo me, anche qui, abbastanza rilevante. Uscendo, è lo stesso schema di prima. Io mi sentirei di dire velocemente per punti attraverso questi dati. Primo, c'è una significativa attenzione al tema dei media, degli intellettuali, gli amici generali, il 9%, all'economia, il 7%, nonostante tutto, e eccolo qua, sì, e anche la storia locale, diciamo la dimensione locale ha un 6% che se ne è significativo, così come è significativo il tema movimenti sociali, terrorismo, violenza al 5%, dati su cui invece tenderei a riflettere con voi e li pongo all'attenzione. La Chiesa rispetto al passato, secondo me, Chiesa intesa come organizzazione cattolica, mondo cattolico, eccetera, eccetera, al 4%, ma ancora più rilevante le altre religioni, che sono invece all'1%, che diciamo è abbastanza importante, escluso peraltro altri temi. Il lavoro, sindacati, mondo operaio, fabbriche, è al 5%, le migrazioni, tu lo ponevi prima, ha un tasso bassissimo, e poi andiamo proprio alle note, tra virgolette, più rilevanti. La dimensione internazionale, questa è una delle cose che mi ha colpito e sconvolto quasi di più, nel senso la dimensione internazionale intesa appunto come politica estera, relazioni internazionali, percezione reciproca, visto da eccetera eccetera, ha appena il 5% degli studi, diciamo, sull'Italia repubblicana tra il 2009 e il 2018.
qui apre un problema duplice, la butto lì, è un problema enorme, nel senso, qui apre un problema duplice. Uno è quanto il mestiere dello storico recensisca libri che pongano, diciamo, è davvero il 50% quello che c'è in Italia? Non credo. Quindi c'è un problema di interrogarsi, diciamo, su cosa noi intendiamo, un problema disciplinare probabilmente, e quindi diciamo come gli steccati qualche volta non aiutino il dialogo. Segno dei tempi, ultimo tema sull'oggetto, libri sul contributo italiano all'integrazione europea in 10 anni è solo l'1%, mi sembra che diciamo è un dato perlomeno su cui riflettere. Più velocemente sugli altri, prima di passare alla comparazione, non voglio togliere troppo tempo. Le categorie sono uguali o simili a quelle adottate già prima da Giovanni Cozzini e dagli altri relatori. Anche per quanto riguarda la prospettiva, mi sembra che non ci siano grandi differenze cronologiche tra i due blocchi analizzati, 2009, 2013, 2014, 2018, che anche qui il quadro è articolato. Quali sono i punti più rilevanti? Fatta eccezione per la storia politica, che è il 33%, che quindi è ancora nettamente, come diceva già prima, e questa tendenza maggioritaria lo rilevava nel già citato preziosissimo saggio di Rapone sulle riviste, è corrispondente anche alle riviste ovviamente questo dominio della storia politica. Mi sembra che tutte le altre prospettive, i generi, siano anche qui piuttosto, la distribuzione sia piuttosto spalmata. Solo la storia sociale, intesa in senso amplissimo, raggiunge sia pur di poco la doppia cifra, il 12%. Tutte le altre appunto si spalmano. Mi sembra da rilevare soltanto tre dati. La storia delle istituzioni ha solo, diciamo, può contare solo il 3% delle analisi condotte in generale. La storia internazionale, dicevo prima, inteso in senso enorme, il 6%. La storia militare, l'1%. Questo torna perfettamente a quello che diceva Nicola Banca, peraltro proprio Nicola Banca è uno dei fattori maggiori dell'1%, diciamo, quindi nel senso è soprattutto è una cosa che torna con quanto dicevano ieri, giustamente, con quanto si diceva prima. Secondo me questa invece è una cosa molto interessante: storia della storiografia e metodo, l'ho voluto mettere insieme, soltanto 22 libri in tutto, ovvero circa il 2%. È una crisi di lungo periodo. Sono andato a rileggere un saggio di Renzo De Felice del 78-79 su storia contemporanea, sulle tendenze della storiografia contemporanea. De Felice lamentava la ritrosia degli storici italiani a discutere di metodo e dei loro colleghi. Mi sembra che il trend non sia affatto migliorato rispetto all'epoca, ma anzi sia piuttosto peggiorato. Periodizzazioni. Ho cercato di individuarne questo no? Ecco, le periodizzazioni. Più del 50% delle ricerche che si occupano di Italia repubblicana si muovono in una prospettiva di lungo e medio periodo. Questo è il primo dato, secondo me, da rilevare. Noi diciamo spesso diciamo che le nostre ricerche sono short-termism, la patologia. In realtà, da quanto sembrerebbe emergere da un'analisi meramente quantitativa, più del 50% si muovono in una prospettiva superiore ai 10 anni di circa, di tempo cronologico analizzato, di arco cronologico analizzato. Una delle maggiori difficoltà che ho avuto è stato proprio incasellare questi dati. Perché? Uno degli obiettivi che ci eravamo dati era verificare quanto le fasi cronologiche classiche, centrismo, mettendo insieme storia economica, sociale da un lato e storia politica dall'altro, diciamo quindi quanto le grandi fasi della storia italiana repubblicana, centrismo, boom economico centrosinistra, anni 70 e diciamo, transizione degli anni 80, semplificando veramente all'osso, poi davvero fossero diciamo le periodizzazioni anche per i libri che sono stati recensiti. Ecco, la risposta è che solo in parte.
Da quello che potete analizzare, ed è il famoso 43 trattino, cioè la penultima colonna, gran parte della produzione italiana degli ultimi 10 anni si tratta di libri che incrociano, attraversano più di una fase, quindi che, diciamo, rivedono le periodizzazioni classiche. Le cronologie più utilizzate sono 43-62, 45-62, 45-70, 45-78. Quindi sono o storie, diciamo, di lungo periodo o di medio lungo periodo. Come vedete, l'attenzione maggiore è stata posta soprattutto agli anni 45-56, cioè agli anni della nascita rinascita della democrazia italiana, e soprattutto però mi è interessato anche vedere un sottoperiodo. In questi anni della rinascita, come dire, il periodo maggiormente analizzato è il primo, è il 45-53, nettamente superiore con il 90% rispetto al 10% del quadriennio successivo, 53-56. Quindi è evidente che l'attenzione è stata posta su tutta la fase di transizione e di rinascita. E qui è uno dei pochi casi, se guardate la seconda, esatto, grazie per la collaborazione. Qui è uno dei pochi casi in cui la prospettiva diacronica ci mostra che invece un'attenzione verso questo, anche già questa fase 45-56, è andata un po' calando più significativamente rispetto ad altro. Parlando di cronologia, un altro dato interessante è che l'altro grande periodo cronologico preso in esame in maniera precisa e analitica sono gli anni 70, 68-78. E qui la distribuzione è omogenea. Ho voluto fare anche questo tipo di lavoro, nel senso di vedere come il 68, 69-74, 74-78 ci fossero state differenze. In realtà, come vedete, a parte il 68, ma è un singolo anno, che forse è anche una sovraesposizione, diciamo, gli altri sono abbastanza, l'attenzione è abbastanza omogenea. Quello che è abbastanza più interessante da rilevare e attenzione, l'ultima cosa sugli anni 70, a differenza di quanto spesso percepiamo, questa è una cosa che mi interessava sia per ricerche personali ma poi anche rispetto all'immagine quindi abbastanza diffusa, in realtà a differenza di quanto io stesso percepivo forse, meno del 50% dei volumi dedicati agli anni 70 sono dedicati a momenti sociali, violenza e terrorismo, quindi in realtà anche l'immagine storiografica si sta allontanando dagli immagini anni 70 come esclusivamente anni di piombo, come dire, per semplificare banalmente, ecco. Due dati sui quali, diciamo, invece l'attenzione è meno rilevante, se non è da riflettere. Il primo è un'attenzione non straordinaria, sintetizzo così, verso gli anni 60, come vedete, così, e ancor meno, e questo vedremo che è la differenza con l'estero, con gli anni più recenti. Se guardiamo gli anni 80, il quinquennio finale, diciamo, della prima fase della stagione repubblicana, e la storia recente, la storia del presente, del tempo presente, l'attenzione della storiografia italiana negli ultimi anni non è affatto elevata. Vado più velocemente sulla comparazione, così posso 2 minuti di conclusione. Ho preso in esame, come vi dicevo, il Journal of Modern Italian Studies, stesso periodo, 2009-2018. Ho preso in considerazione, è importante dirlo, solo i libri in inglese, perché altrimenti sarebbe stato, diciamo, quindi a me interessava capire cosa all'estero autori italiani e non italiani, diciamo, ci dicessero sull'Italia repubblicana. Prima premessa fondamentale, che è una cosa che mi ha sorpreso come carattere generale. In azzurro sono i libri recensiti sul giorno a moda Italia Studies, i libri in italiano, e i libri in verde sono invece i libri recensiti i libri in inglese recensiti dal Journal of Modern Italian Studies. Come vedete, a partire dal 2011 c'è un'inversione di tendenza. All'inizio erano i libri italiani i libri più recensiti dal Journal of Modern Italian Studies. A partire dal 2011 la tendenza si inizia ad invertire e si consolida poi in realtà negli 8 anni successivi, 7 anni successivi. Cosa ci dice il confronto in termini di oggetto di studio? 4 cose rapidissime. 1.
il tema di gran lunga più studiato, a differenza dell'Italia, sono il tema degli intellettuali, dei media e del cinema, che ha un'attenzione, ovviamente, dal taglio anche della rivista, questo va da sé, insieme raggiungono il 32%. Questo 32%, a differenza dell'Italia, è di gran lunga superiore ai partiti come tema di attenzione, che è solo il 9%. E attenzione, perché poi la storia politica, peraltro, quella storia politica non sui partiti, è maggiore di quella sui partiti, quindi non soltanto la storia dei partiti, diciamo, sui partiti non primeggia, ma, e dove c'è invece una storia al dato culturale molto più attenta, diciamo, ma anche la storia politica non sui partiti è più elevata di quella sui partiti. Secondo dato, terzo dato, le altre religioni, rispetto all'Italia, sono molto più importanti del cattolicesimo come tema di studio, e l'attenzione verso la dimensione internazionale è ancora più bassa rispetto a quella dell'Italia, con addirittura lo 0% di libri dedicati all'Italia all'integrazione europea. Metodo. Non c'è partita, lo sintetizzo, siamo tutti stanchi e quindi lo dico con un termine non proprio preciso. Se si somma la storia culturale e la storia dei media, il giorno sono certamente, decisamente, le percentuali molto più elevate rispetto alla storia politica. E sto escludendo dalla storia culturale e la storia dei media la storia della letteratura, che sul giorno della Stalis ha una significativa rilevanza. Quindi, se poi ci mettiamo anche la storia della letteratura, diventa davvero una battaglia impari. Quindi non c'è dubbio che l'attenzione alla storia culturale e alla storia dei media, inteso in senso vasto, sia nettamente superiore a quella politica. Più basse, come vedete, rispetto all'Italia, è sia la storia economica, sia la storia sociale, che è vicina, sia il taglio biografico. Come in Italia, invece, è sia la storiografia, di cui parlavo prima, sia il tema, appunto, lo accennavamo, della politica estera e relazioni internazionali in generale. Forse ancora peggio, come dicevamo. Ultimo, prima delle conclusioni, la presentazione. Anche qui la differenza con l'Italia è notevole. Mi limito, non vado in analisi troppo approfondite, solo due dati. Rispetto all'Italia c'è un'attenzione decisamente minore rispetto al primo trentennio repubblicano, fatta eccezione per gli anni 70, dove anche qui l'attenzione è significativa. E al contrario dell'Italia, ma qui si capisce il taglio della lista chiaramente, c'è un'attenzione decisamente maggiore e non di rado in un'ottica di medio e lungo periodo agli anni 80 e anche alla storia del presente. Cioè non è raro, è molto frequente, come al contrario è molto frequente, che ci siano recensiti libri dedicati a anni 80 in poi, anni 90 fino ad anni più recenti. Bene, 3 minuti per le conclusioni. Sulla base di questa fotografia che ho tentato di fare, di scattare, mi permetto di formulare appunto solo 2 brevissime conclusioni complessive di tipo impressionistico. La prima conclusione, e qui è spaventosamente diciamo uguale la sensazione, nel senso, è che diciamo che proprio se uno vuole tentare di elaborare un quadro di insieme che tenga insieme sia il piano degli oggetti, delle priorizzazioni che delle prospettive del taglio, bene, questo quadro d'insieme rivela in realtà una profonda difficoltà a individuare quadri d'insieme. Cioè, la prima impressione complessiva è che quando si tenta di delineare i caratteri generali della storiografia solidale repubblicana, per lo più italiana, nell'ultimo decennio, ci si trova di fronte a una realtà profondamente frammentata, ho usato lo stesso identica parola, in relazione alla quale, cioè, è difficile individuare da un lato filoni chiari e più rilevanti di altro, dall'altro paradigmi, nel senso cuniano del termine, proprio scientifici, unificanti. Perché? E il motivo principale è quello che è emerso, quindi in questo vado a rafforzare l'ipotesi che è emersa innanzitutto. Per riprendere quanto efficacemente ha rilevato in termini generali qualche anno fa Tommaso Detti, in più di un'occasione, non ultimo anche prima sul Messia di storico e poi anche
in un'intervista a Mondo Contemporaneo, penso che il nodo principale, come lo poneva giustamente Ditti, sia quello del contesto problematico delle ricerche. In altri termini, come diceva Cozzini, come diceva Cammarano e Roccucci ieri, la questione principale è quella delle domande, dei problemi che animano le ricerche. Naturalmente si tratta di un'impressione complessiva e di un'impressione rozzamente generalizzante, perché non sono mancati affatto negli ultimi 10 anni numerose, ottime, eccellenti analisi che a queste domande forti, questi problemi essenziali ce l'avevano e come. Però accanto insieme con queste numerose indagini, appunto, la sensazione è quella di un panorama fortemente frammentato, fatto di molte ricerche pur molto ben documentate e preparate, non sempre però appunto animate da domande forti, ricerche che si muovono l'una accanto all'altra senza dialogare eccessivamente, per cui è difficile ritrovare, quello che dicevo, paradigmi e filoni chiari e netti. Per comprendere davvero questa diffusa, io propongo 2 o 3 punti, li elenco solo, questa frammentazione e queste generali tendenze dinamiche. Uno, innanzitutto occorre tenere presente che, secondo me, questa è una suggestione che ho avuto leggendo le riviste e anche le rassegne fatte sulle riviste di Anna Di Sisco. Mi sembra che il problema sia più complesso se si prendono in considerazione le riviste stesse. Lì mi sembra che invece le domande, come dire, e i filoni emergono con maggiore chiarezza. Cioè, in questo senso confermo le conclusioni del saggio di Ravone, che mi sembrano convincenti assolutamente, che le riviste, forse più dei libri, sono diventati, e i cantieri anche, Sisco, sono diventati un luogo privilegiato maggiore rispetto alle monografie, come luogo di discussione, di confronto e anche di internazionalizzazione, nel senso di cui si parlava anche ieri, cioè di confronto con i problemi, con le questioni, con i grandi temi che emergono nella letteratura internazionale. Mi sembra che la ricezione di tutto ciò arrivi più nelle riviste, ma ripeto, l'impressione, che nelle monografie. E questo introduce il secondo problema, cioè perché? È perché ci sono forse innanzitutto gli elementi contingenti. Uno, sono le procedure di valutazione, ovviamente. Due, una cosa che forse non è emersa fino ad oggi, ma che tenderei a porre l'attenzione, sono le scelte editoriali. Cioè, non c'è dubbio che nel calo delle domande, come dire, la banalizzo così, anche una tendenza editoriale a fare, per carità, bravissimo chi ci riesce, 200 pagine su 50 anni di storia, non è sempre facile. Ecco. Ci sono ottimi esempi straordinari su gente che ci è riuscita, ma non è sempre semplice. Elementi di lungo periodo. Per evitare anche la categoria di crisi, io sono d'accordissimo, ma giustamente è emerso come un paradigma condiviso questo. Non è certo la prima volta che in Italia si parla di questa tendenza, di questa assenza di domande, diciamo di rarefazione delle domande. Mi sono andato a rileggere un saggio sempre di Ditti, questa volta del 1980 se non mi ricordo male, che riportava in apertura un giudizio di Caracciolo e Villani ancora precedente, in cui i limiti principali della storia contemporanea erano una propensione esageratamente cronachistica e prolissamente documentaria e discorsiva. Ecco, dato che diciamo, una tendenza mi sembra abbastanza diffusa, e quindi diciamo occorre ragionare almeno sul fatto che di queste cose stiamo parlando non da oggi, e non solo non da oggi, non solo la storia contemporanea. Basta vedere alcuni giudizi sulla storia moderna, o io ho visto alcuni giudizi straordinari di Mario Mazza sulla storia romana, per curiosità, sono esattamente, diciamo, questa crisi dei paradigmi unificanti, dei concetti unificanti, del patrimonio concettuale, delle domande, è una cosa condivisa. Soprattutto, secondo me però, qui ritorno a certe provocazioni di ieri di Cozzini, suggestioni anche di Cozzini, bisogna tener conto, secondo me, del sottofondo culturale nel quale operiamo. Il nostro sottofondo, la butto lì, ma è un argomento qui appunto di discussione, è quello di un mondo in frammenti, ed è un mondo in frammenti probabilmente dagli anni 70, in questa è la situazione, come l'ha definito un antropologo, quindi usciamo, diciamo, come l'ha definito Clifford Geertz. Il nostro è un mondo in frammenti nel quale, per riprendere proprio le parole di Geertz, gran parte delle categorie concettuali tradizionali, paese, stato, nazione, classe, popolo, sviluppo, modernizzazione, sono andate in crisi. E sarebbe sorprendente se il mondo di Clio, se la storiografia
non registrasse, non fosse condizionato da una tale transizione che non avrei timore a definire epocale, che non riguarda certamente solo la storiografia, ma il paradigma scientifico e non solo scientifico in generale. Ebbene, al di là della possibilità o dell'opportunità di tornare a quelle categorie, a quei concetti, peraltro è anche opportuno, la butto lì come provocazione, ricordare che quando quei concetti c'erano e quando quelle visioni della storia c'erano, forse c'erano più domande, ma anche alcune delle risposte erano un po' predeterminate da quelle visioni della storia. Nel senso, quindi non è una nostalgia inevitabile verso quel mondo, come dire, è rapportarsi con quel mondo di allora in modo problematico. E finisco. Ok, la frammentazione, ma se proprio vogliamo, io ci ho provato, sforzarci di individuare un'impressione, perlomeno un'impressione complessiva, che emerge dal panorama storiografico nazionale sulla vicenda, sulla mia vicenda, sull'Italia repubblicana post 45, qual è l'immagine che emergerebbe? Stavolta cito Rosario Romeo. Romeo, in quello stesso convegno di curato da Ranfaglia, diceva in apertura: la visione delle vicende degli ultimi decenni, parlava della storia contemporanea, che risulta dalle indagini degli studiosi di storia contemporanea, finisce per comporsi in una sorta di autoritratto che il paese fa di se stesso. Al di là della riflessione, che sarebbe interessantissimo fare, sul fatto se la storia contemporanea sia ancora questo in Italia, cioè sia, contribuisce a una forma di autoritratto e svolga questa funzione, qual è l'immagine appunto complessiva che emerge dalla democrazia italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale? In estrema sintesi, mi sembra che accanto al paradigma, è una suggestione, forse ancora maggioritaria, di una democrazia mancata, negli ultimi anni, questo mi sembra che il quadro emerge, si è venuta sempre più consolidandosi in ambito storiografico una lettura del paese che, superando una certa ottica dell'eccezionalità e dell'anomalia soprattutto, colga più realisticamente e più fedelmente la parabola nazionale. Una lettura, cioè, che pone sì in evidenza i limiti, ma anche le conquiste non scontate dell'Italia repubblicana nel corso della sua vicenda degli ultimi dal 40, insomma. Una lettura in breve che ha trovato, secondo me, il punto di arrivo e perfettamente sintetizzata da Guido Formigoni nel suo fondamentale lavoro sull'Italia e la Guerra Fredda, che individua, cioè, sì nell'Italia una democrazia difficile, ma pur sempre una democrazia, che si è consolidata ed è maturata nel corso degli anni e si tratta affatto di un esito non scontato. Resta da chiedersi, e questo lascio a voi, se e quanto questa lettura, sempre più diffusa in ambito storiografico, sia in sintonia con il resto del paese. Romeo, nello stesso intervento, diceva, su questo concludo, nel mondo della storiografia, perché mi sembra un ottimo parallelo con quello che ho appena detto, e della cultura, mi sembra che abbia finito per prevalere una visione della nostra storia che, senza essere indiscriminatamente ottimistica, fa tuttavia posto a quel tanto di positivo che è condizione per l'individuazione di ogni processo storico razionalmente intelligibile. Invece, una visione opposta sembra aver prevalso nei vasti strati dei ceti colti e dell'opinione raggiungibile dai mezzi di comunicazione di massa. Se gli storici vedono nella storia d'Italia una delle tante vie attraverso le quali si è formata l'Europa moderna, gli italiani in genere sembrano invece persuasi che il proprio sia un paese radicalmente sbagliato, che ha percorso strade le quali alla fine si sono rilevate catastrofiche e che solo l'abbandono delle vie seguite finora e un avvio diverso possono dare qualche speranza di avvenire. Questa visione carica di sfiducia, cioè, si riflette nel residuo ribellismo anarcoide di vasti strati popolari. Al di là del giudizio drastico finale di Romeo, mi sembra che questo possa essere un ultimo, ulteriore, fondamentale punto, secondo me, su cui riflettere per la nostra discussione. Grazie. Ricreazione. Dice il fatto che i nazionalismi a cui siamo di fronte oggi, forse non nell'Europa orientale, ma nell'Europa occidentale, spiccano anche, a differenza dei loro predecessori, per un, anche loro per un non uso
di repertorio più o meno mitologico, di radici, e anche la loro rivendicazione, diciamo, di sovranità, di nazionalità è molto schiacciata sul presente, sincronica, non c'è più quel pescare, no, da mitologie che dovrebbero legittimare e giustificare il nazionalismo, e questo anche mi dà una misura di come, diciamo, la storia sia uscita, no, dalla sfera pubblica. Chiusa questa parentesi. Scusa, hai ragione, dato, mi permetto di interromperti, pensiamo alla prima Lega, che era, esatto, diversa, esatto, su esatto. Questa si inventavano tutto, è più sano, eccetera. E l'altra cosa che volevo dire invece era aggiungere un paio di forse dati a questa collezione di dati che abbiamo fatto in questi due giorni, perché ce ne sono alcuni che sono forse utili, e ve li pongo anche perché forse potrei avere delle risposte da voi. Cioè quell'osservatorio non neanche troppo piccolo che noi abbiamo all'Università Europea dei candidati ai dottorati. Perché ci sono alcune cose secondo me sintomatiche e interessanti. Noi abbiamo un oscillare di domande di candidati per il dottorato di storia che vanno dai 180 ai 280 l'anno, più o meno in questo range. Primo fenomeno, abbiamo avuto un tracollo delle candidature di italiani. Tra il 14 e il 16 sono passati da un 80-90 l'anno a 25-30 e si sono stabilizzati su questo. Questo non è successo per le altre nazionalità, è successo in parte poco, meno, diciamo, per gli spagnoli, non è successo per le altre nazionalità ed è un fenomeno che non sappiamo bene come spiegarci. Non è terribilmente problematico perché la caduta è stata soprattutto dei candidati di livello medio o mediocre, non di quelli di livello alto, per cui riusciamo comunque a reclutare i dottorandi bravi che vogliamo avere, però questa caduta è stata ed è stata brutale. E non so se corrisponda ad una caduta in generale della domanda di dottorati anche nelle università italiane. Mi pare di no, non in queste proporzioni comunque, però è successo. Ed è successo grosso modo nel periodo in cui i dottorati italiani si sono riassestati su questi dottorati misti, archeologi, storia dell'arte, bla bla. Quindi paradossalmente avrebbe potuto essere il contrario, anche perché poi la nostra offerta continua a essere un'offerta buona, cioè c'è un dottorato pagato per 4 anni, ci sono risorse e via di questo passo. Quindi ci risulta abbastanza misterioso. Secondo aspetto, che forse tocca alcune di queste questioni dei temi, delle aree, è chiaro che quelli che fanno domanda all'Università Europea sono in qualche modo autoselezionati a priori, se uno studia questo, il fascismo a Cosenza non c'è motivo di venire all'Università Europea, questo è palese. Però non di meno ci sono dei grumi, diciamo, tematici che sono abbastanza chiari, e cioè una attenzione a un'Europa che però continua a essere pressoché esclusivamente l'Europa occidentale di riferimento classico, relazioni con, comparazione con Francia, Germania, un po' Spagna, poco Gran Bretagna, nessun altro, Europa dell'Est quasi zero, un'Europa che sia occidentale o orientale neppure, l'Italia in processi di integrazione europea o appunto comparazione con Francia, Spagna, in parte Germania, ma non più di questo. Un altro grumo significativo che forse si sta espandendo è Mediterraneo, Medio Oriente, Mediterraneo, Nord Africa, però senza spingersi al di là di questi confini, in parte per motivi logici, non c'è motivo di venire a fare un dottorato sull'Asia all'Università Europea, ma neanche sugli Stati Uniti o sull'America Latina, però la dimensione non strettamente italiana, se volete internazionale, che c'è sono queste due e non altre. Differenza percepibile nei confronti dei candidati di altri paesi, molto 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 meno storia imperiale, coloniale, postcoloniale, un po' c'è ma enormemente di meno, olandesi e portoghesi non fanno altro, francesi, britannici, tedeschi lo fanno molto,
spagnoli anche nella versione modernista, gli italiani un po' ma poco. Terzo problema serio, salvo quelli che vengono da master, e non sono pochi nel nostro caso, che vengono da master fatti in Gran Bretagna, in Francia, qualche volta in Olanda, c'è una differenza disarmante e triste di preparazione sulla storiografia di riferimento per i loro progetti tra i contemporaneisti e i modernisti. I modernisti conoscono la storiografia, i contemporaneisti no. Conoscono, arrivano presentando dei progetti che fa riferimento a 2, 3, 4 titoli più o meno ovvi, ma sembrano un po' persi. Questo ve lo metto lì sul piatto, mi dispiace doverlo dire, però è molto macroscopico. E per i modernisti non è così, anche i modernisti che vengono non da master internazionali ma da università italiane è molto meno così. È vero che è così anche per gli spagnoli, tipicamente i contemporaneisti non sanno bene in che mondo storiografico vivono, i modernisti lo sanno parecchio di più. E ultima forse annotazione, però questo riguarda poco noi, riguarda il sistema educativo in generale, i candidati italiani no, non è che i candidati italiani sono scesi, ma tutti gli altri sono saliti e gli italiani no, nella padronanza dell'inglese, dell'inglese accademico così come dell'inglese parlato. Non so se era così già ai tempi di Raffaele, sicuramente quando io ero stato all'Università Europea 20 o 30 anni fa i francesi parlavano inglese assai peggiore, non lo parlavano per niente nei confronti degli italiani, non è più così. I francesi parlano inglese, è anche bene. Esatto. E poi gli italiani si ritrovano solo con gli spagnoli, all'inizio con i greci, però i greci imparano rapidissimamente, non si sa, e quindi tutto qua. Grazie Fede. Gabriele, in ballo. Piccoli punti che spero di riuscire a spiegare. Allora, primo, il genere. Dunque, certo, la storiografia di genere in Italia è rimasta confinata in qualche modo in ambiti, limitati. Limitati, poi vabbè, le riforme ultime hanno anche bloccato, come hai già detto tu, l'unico dottorato di genere che c'era in Italia, che era quello che, dove c'eravamo io e Gia, che era Federico II, orientale, Roma, Sapienza e Firenze, è stato chiuso perché non avevamo numeri, non avevamo le borse sufficienti per portarlo avanti. Però ecco, sul genere, questa è anche una storia mia personale, proprio perché tu avverti che, storia delle donne, poi a un certo punto storia delle donne sappiamo che è diventata uno sguardo di genere su tutto, no? Quindi uno sguardo che doveva essere decostruttivo. Allora questa è esperienza mia, a me non è mai piaciuto di dire, e me ne sono andata quando mi hanno dato questi ruoli, cioè se c'è una questione di donne ne parla Gabriele, no? Perché quello che mi è successo, non so, all'Index, a Meridiana, insomma, ecco. Il problema è invece uno sguardo decostruttivo su grandi questioni. Quindi ovviamente ci sono molte di noi che non hanno mai dimenticato lo sguardo di genere, ma non le cogli, perché non le cogli perché i loro titoli hanno altri titoli, eccetera. Tanti altri, insomma, ecco. Questo secondo me coinvolge molto le giovani, proprio perché non c'è il femminismo dietro, perché oggi ci sono altre dinamiche, insomma, che le giovani, le ragazze, insomma, hanno. Infatti non c'è questa attenzione che invece c'era nella prima storia delle donne, che era molto politicizzata, molto femminista, ecco. Quindi questo rimane un grosso problema in effetti in Italia, ma questo non soltanto per la storia di genere, adesso parlerò per di storia sociale, eccetera, perché sono pochissime le studiose accademiche che hanno questa attenzione, insomma, perlomeno questa attenzione
e quindi questo qui è ovviamente un problema italiano, il problema italiano. Sulla appunto storia sociale, io purtroppo umilmente devo parlare anche di me, ecco, e micro macro, noi abbiamo cominciato a discutere negli anni 70, e negli anni 70 perché discutevamo di micro e macro? Perché c'era il problema dello strutturalismo e del funzionalismo, e noi discutevamo di quello e discutevamo di classi, discutevamo di borghesia, discutevamo di questo, diciamo, del nominalismo in qualche modo, no? E cercavamo di entrare in profondità, e gli uomini, almeno io li ho sempre cercati, ma lo diceva già Bloch, no? Gli storici vanno dietro al dolore, sono come gli orchi delle favole, no? Quindi a me colpisce qualche volta, sento oggi, e qui c'è ovviamente un problema anche italiano, che sento oggi che le scienze sociali oggi, ma le scienze sociali ci abbiamo sempre discusso. Quindi c'è un problema ovviamente di nuovo di storia contemporanea, anche colpa di chi l'ha fatto come me, quindi mi ci metto io in mezzo. E, diciamo, negli anni, un altro esperimento interessante che non è stato ricordato qui è stato il Fondo Meridiano. Ecco, io ho scritto, appunto umilmente, cioè, ho scritto, credo che sia un numero degli anni 90, un articolo sull'individualismo metodologico e network, in cui citavo Gertz, citavo tutti questi qui, Mitchell eccetera, gli antropologi che avevano lavorato su questo, e poi fra gli italiani Pizzorno, che fra l'altro è stato uno dei pochi allora, perché adesso ce ne sono molti di più, appunto io ho lavorato anch'io molto con i sociologi. Era uno di quelli che più avevano studiato proprio questo tema dell'individualismo metodologico. Quindi c'era questo, ovviamente qui è un problema, è probabilmente un problema anche di gestione, cioè io ovviamente in quegli anni non avevo nessun potere accademico, c'era soprattutto nella storia contemporanea. Contro questo tipo di storia c'era un atteggiamento incredibilmente così negativo, insomma, eccetera. Quindi poi lì c'è anche un problema, probabilmente adesso sarebbe troppo lungo, è una cosa su cui penso e ogni tanto ragiono. Ovviamente pensiamo alla microstoria. La microstoria poi è stata intestata solo ai modernisti, un po' perché i personaggi, diciamo, che la portavano avanti erano personaggi di leader in qualche modo, no? Pensiamo a Giovanni Levi, in qualche modo Carlo Ginzburg, anche se un po' diverso, insomma, e loro avevano anche saputo portare avanti, appunto, quelli storici sono soprattutto loro, sostanzialmente. Per noi è stato più difficile, eravamo di meno, e forse anche non c'è stata la capacità immediatamente, adesso questo sarebbe un discorso molto lungo, perlomeno all'inizio, dopo non è più stato così, di dialogare con quelli che studiavano i paradigmi, eccetera. Forse c'è stato in quel momento lì, penso agli anni appunto 80, poi negli anni 90 le cose sono cambiate. E io stessa appunto ho cominciato a lavorare su tematiche anche più larghi, come appunto la guerra, eccetera. E lì, ad esempio, anche sul tema della guerra, questo è interessante, c'è stata una ibridazione interessante fra studiosi che studiavano in genere ambiti più politici e studiosi invece che studiavano appunto gli uomini e le donne come me, ecco. E qui c'è un altro strumento interessante, diciamo, che quelli di noi che fanno storia del tempo presente, come qualcuno qui l'ha nominata, usano, è la storia orale. Credo che tra gli accademici che in Italia usano la storia orale siamo solo io e Casellato, credo, solo, basta. E ovviamente, ecco, questo è per dirvi che quando si dicono molte volte queste cose, io mi sento, cioè, è come io dico, ma queste cose le ho già viste, soltanto che vengono chiamate a volte con nomi diversi, come appunto avendo fatto la SN, avendo visto quello che gira. Molto spesso, cioè, come molti hanno detto, ci sono molti lavori di tipo locale, regionale, che sono proprio solo di tipo locale, non hanno questo ambito di microstoria, e a volte ci sono dei lavori che sono, non so, le migrazioni, come le studiava Ramella probabilmente,
però non li chiamava transnazionali, adesso basta studiare qualcosa che ci abbia un legame con quelli fuori, diventa world history, global history, transnazionale, poi vai a vedere, non è che cambia molto, quindi questo ovviamente è questo. Finirei, direi un'altra cosa che forse è mancata, eppure appunto qui ci sono studiosi importanti che si occupano di questo, interessanti sono appunto studiose, storia dell'energia, Pinella, Elisabetta, le due Elisabette, e la storia ambientale. E la storia ambientale, anche quella, quindi la storia del paesaggio, la storia dello spazio fisico, la storia delle catastrofi, io la sto seguendo adesso, ma più che studiarla io seguo un po' più dei giovani che la fanno, ecco. E infatti quel libro curato Catastrofi, curato da John Foote, dice come con tutte le catastrofi che avete avuto in Italia non le avete mai studiate. Ecco, questo è un altro degli aspetti forse che su cui appunto bisogna ragionare anche lì, perché anche lì si tratta di utilizzare strumenti diversi, di dialogare chiaramente con studiosi diversi. Questo forse, forse in tutto questo ha anche contato in Italia, io l'ho sempre pensato anche quando sono state tutte queste riforme dell'università eccetera, in cui non si è mai discusso, non si sono mai discussi i confini delle discipline. Noi abbiamo dei criteri valutativi che sono veramente disciplinari, quando poi facciamo un tentativo di fare un concorso in Europa, di fare un progetto per Europa, sono gli oggetti, diciamo, il nostro tema, quindi le domande, gli oggetti. E quindi forse anche quello in qualche modo ha fatto sì che in Italia ci fosse questa preponderanza, insomma. Ovviamente chi ha vissuto, chi è grande come me, voglio dire vecchia, ma insomma, come me, ha vissuto appunto, Barbagallo c'ha 2 anni forse più di me, poco di più di me, però era appunto esponente di una storia politica molto diversa e in quel tempo lì, ecco, i Barbagallo, i Galasso dominavano in qualche modo l'Accademia, quindi non era facile poi portare avanti queste altre esigenze. Grazie. Grazie. Sì, io mi scuso per non esserci stata ieri, quindi diciamo, le mie considerazioni partono evidentemente dalle cose che ho sentito stamattina. Il quadro mi sembra un quadro abbastanza molto interessante, molto ricco, che forse andrebbe ulteriormente decostruito, perché comunque ci sono una serie di categorie che tutti voi avete usato o comunque di aggregazioni che forse andrebbero spiegate. Allora mi chiedo per esempio che cosa avete messo dentro storia sociale, cioè che cos'è oggi nel 2019 la storia sociale, anche in America, no? C'era anche una colonnina nel grafico di Giovanni sulla storia sociale in American Historical Review. La storia sociale, come sappiamo tutti quanti, è uno di quei settori, di quelle aree, di quegli approcci, diciamo, che sono stati sottoposti alla più feroce critica negli ultimi 20 anni. E cosa mettiamo oggi, diciamo, no, dentro quella casella, così come cosa mettiamo oggi dentro anche la casella della storia politica, no? La storia politica, quando si fa, non so, gli studi sul Risorgimento che si occupano, gli studi di Carlotta sulla storia del Risorgimento che si occupano di opera, eccetera, sono dentro la storia politica o non sono dentro la storia politica? Secondo me sono dentro la storia politica, perché si pongono un problema politico, ma forse non è ipso facto, come dire, un dato scontato, non è un dato scontato che lo si metta lì, magari Carlotta è finita dentro la colonna della storia culturale, non è finita in quella della storia politica, no? Faccio un esempio perché Carlotta ce l'ho qui di fronte, ma se ne potrebbero fare ovviamente di altri. E quindi come dire, queste operazioni sono operazioni super interessanti, perché ci fanno pensare, ci fanno riflettere molto, ci fanno venire altre idee, però allo stesso tempo ci costringono, dovrebbero costringerci
a fare ulteriori operazioni di smontaggio. Lo stesso il discorso che faceva un po' Gabriella a proposito della storia di genere, le cose diceva un po' Elisabetta, bisognerebbe forse andare veramente lì a vedere quanto la storia di genere, quanto la storia delle donne è penetrata, diciamo, dentro altri studi, quanto, diciamo, questi studi importanti in Italia, c'è, cioè, una stagione significativa e è riuscita poi, diciamo, a fecondare altre cose. A me sembra che di storia, diciamo, dentro la società ce ne sia moltissima, non soltanto perché, sì, è vero, la Lega non rivendica più Pontile, eccetera, non ne ha più bisogno, però Fenestrelle o la statua di Cialdini o queste altre cose sono rivendicate in altri luoghi, in altri territori, dentro altri progetti politici, evidentemente, no? Quindi la Lega, che oggi è un partito nazionale, Pontile anzi lo deve nascondere, Alberto da Giussano, eccetera, per accreditarsi anche come partito meridionale, come partito nazionale, mentre altri, come dire, evocano evidentemente storia a loro volta e evidentemente fuori dai circuiti dell'Accademia, perché poi questo è tutto un mondo che con l'Accademia evidentemente non dialoga, non ha intenzione di dialogare, no? I tentativi, per esempio, tornando all'esempio, agli esempi borbonici meridionali, borbonisti meridionali, i tentativi fatti, non so, da encomiabili, da una Renata De Lorenzo, di andare lì e dire: sentite, parlate anche con noi, noi vi raccontiamo, vi spieghiamo, andate dal sindaco, andate dalla Camera di Commercio, ha fatto, lui dice: ma chi se ne importa di voi, certo. Noi abbiamo la nostra storia, che è la nostra ricostruzione, con questo dobbiamo fare i conti, sì, evidentemente dobbiamo fare i conti, però anche questo credo che sia un dato, diciamo, abbastanza, diciamo, continuo nella storia. Ci facciamo i conti però, perché ovviamente su queste cose ci studiamo, ci ragioniamo, le interpretiamo come elemento, diciamo, delle rappresentazioni, delle percezioni, eccetera. Le cose che diceva Federico Romero sono interessanti, cioè il problema è che la storia contemporanea ha uno statuto debole, ce lo siamo detto più volte, rispetto alla modernistica, ed è probabile, non è improbabile, che chi arriva ai dottorati arriva a storia contemporanea da percorsi molto più interdisciplinari. Cioè la storia contemporanea ci si arriva dalle facoltà di scienze politiche, dei corsi di laurea in scienze politiche, dei corsi di laurea in sociologia, laddove invece i modernisti presumibilmente, i medievisti modernisti presumibilmente arrivano a un dottorato di storia avendo magari fatto una laurea in storia o una laurea in filosofia, e allora lì la strumentazione, diciamo, storiografica inevitabilmente è una strumentazione più solida di quanto non accada, avendo io, diciamo, insegnato per anni. Questo è il primo anno in cui insegnerò nella mia vita in un dipartimento di studi umanistici, ma fino adesso, avendo insegnato in dipartimenti di scienze politiche e di scienze sociali, posso dirvi che il po' di storia che si riesce a dare a degli studenti è veramente, diciamo, assolutamente minimo. Cioè stiamo parlando di un esame, di due esami, quindi parlare di storiografia è veramente difficile. Quindi questa cassetta degli attrezzi, se possibile, va creata durante il dottorato. Cioè il dottorato dovrebbe essere un luogo in cui soprattutto quei dottorati, appunto, quadriennali che cominciano ad esserci in Italia, dovrebbero essere appunto dei luoghi in cui il primo anno è, se volete, dedicato a creare la cassetta degli attrezzi di un buon contemporaneista. Non, secondo me, non dobbiamo aspettarci che le persone che arrivano sappiano le cose, e soprattutto non dobbiamo, come dire, diciamo, non lo sanno, ma insomma non glieli insegna, perché stiamo lì per questo, loro stanno in qualche modo lì per questo. Due precisazioni invece, se mai queste cose appunto saranno pubblicate, eccetera. Una, vabbè, sul genere l'ha detta, sui dottorati di genere l'ha detta già Gabriella: il dottorato attuale napoletano non è un'affiliazione di quell'altro, e sono due dottorati distinti. Il dottorato di genere, però forse non ho capito male, era il dottorato di storia è morto, ahimè, il dottorato di genere che c'è adesso è non a caso di studi di genere. Le cose che diceva Nanni Ceci, mi sentirei di dire, per l'esperienza che ho al mestiere di storico, che il dato sulla storia internazionale è affidabile. Quello che non è affidabile al mestiere di storico è il dato sulla storia locale, perché normalmente, come se si sfronda su quello, sulle recensioni, ma, diciamo, almeno nella mia lunga esperienza al mestiere,
quando dovevamo tagliare queste infinite liste, lei le confermerà, diciamo, quando dovevamo tagliare queste infinite liste, ovviamente tagliavamo evidentemente sulle cose più minute, più di storia locale, più anche introvabili, perché magari erano pubblicate da editori assolutamente periferici e quindi era difficile procurarsi. Journal of Modern Italian Studies è proprio un Journal of Modern Italian Studies. Lì la comparazione secondo me è complicata, perché sono gli studies, laddove il mestiere di storico è una rivista che recensisce storia. E l'altra cosa che secondo me, magari in un'altra occasione, si potrebbe aggiungere, è ragionare però su una storiografia italiana che in realtà, soprattutto nelle giovani generazioni, pubblica crescentemente all'estero, non pubblica soltanto in Italia. Cioè, dobbiamo immaginarci che la dimensione nazionale, cioè dobbiamo uscire da questa dimensione nazionale nella ricognizione, perché il numero di giovani italiani, e non solo giovani evidentemente, che pubblica crescentemente sulle riviste straniere, che pubblica direttamente in inglese, che pubblica, che propone collettanei a le Franco Angeli del mondo, da Cambridge Scholars Publishing a Routledge, eccetera eccetera, è crescente, e questa produzione è una produzione che sta dentro la filiera, come dire, e ci consente forse più di altre questioni di fare un discorso sulle generazioni, cioè il discorso che avete provato a fare sulle generazioni. Grazie. Carlotta, sorry. Allora, le suggestioni che ci sono venute questa mattina sono davvero tantissime, e quindi io pensavo di limitarmi a tre punti molto rapidi che tengono un po' insieme ieri e oggi, cioè così, tre punti che mi sono venuti, che credo siano interessanti alla fine di queste giornate. Il primo riguarda il gap quantitativo-qualitativo di cui parlavamo ieri. E cioè, mi sembra che quanto abbiamo sentito stamattina confermi che questo gap non è una questione come dire, puramente metodologica, ma è un risultato delle cose che siamo andate a sentire. Cioè, ci rendiamo, facendo questo tipo di analisi quantitativa e poi a fianco facendo quella qualitativa, ci rendiamo sempre più conto che nella nostra storiografia, insomma negli ultimi 30 anni, c'è un trend generale molto stabile, con delle periodizzazioni molto consuete che è molto difficile in qualche modo scalzare. Una egemonia fortissima della storia politica, anche questa molto difficile da scalzare, anche se appunto poi almeno in queste classificazioni generali. E poi però, quando andiamo a vedere sul qualitativo, ci rendiamo conto che ci sono settori che, come dire, che stanno bene, anche come dicevamo sull'Ottocento, cioè che l'Ottocento, per esempio, che lo conosco di più, declina quantitativamente, ma questo non vuol dire che non produca degli studi che sono interessanti e che sono considerati e che hanno un dialogo con la storiografia internazionale forte. E tutto sommato è la stessa cosa che succede anche sul genere, cioè il genere quantitativamente ha un peso veramente molto ridotto, e poi però e fa una grandissima fatica ad entrare nella storia generale, e questo è un dato, mi sembra, veramente incontrovertibile, e però produce anche delle belle ricerche che, e quindi diciamo, questo è un primo risultato di cui dobbiamo prendere atto, è questo secondo me, cioè un gap quantitativo-qualitativo. Secondo punto, rischi, in qualche modo, che vedo insomma in quello che abbiamo cercato di fare, di dire. Io quello che così, che mi mette sempre un po' in sospetto, un po' in insomma, non riesco bene a capire di che cosa si stia parlando, è quando si dice
non ci sono più le domande forti, non ci sono più i grandi temi. Allora, qui è un discorso enorme, quindi è molto difficile dirlo in due parole, però forse vorrei capire meglio se non ci sono più quelle domande forti di una volta, no? O invece sono cambiate anche queste domande. Cioè, se stiamo parlando delle domande, la borghesia, cioè il linguaggio di classe, il ruolo delle classi, allora questo è stato messo abbastanza in discussione, insomma, sempre da quel famoso momento degli anni 80-90 di cui cercavo di dire ieri, in cui è arrivato un po' strutturalismo che ci ha detto tutta una serie di cose con cui forse la storiografia italiana ha fatto pochissimo i conti. Quindi, o sul capitalismo, allora se queste domande qui forse non ci sono più, ce ne sono però altre, allora io sulle grandi domande, la questione del genere è una grande domanda, ecco, ma grandissima, e che dovrebbe essere molto più... molto più frequentata. Allora io questa questione delle grandi domande la declino più io personalmente sul piano interpretativo, cioè che penso fosse la cosa anche che voleva dire Giovanni, cioè c'è una storiografia molto così, se vogliamo, documentata, anche erudita, eccetera, legata alle fonti, e poi però questa dimensione interpretativa è una dimensione forte che va tenuta, naturalmente non tenendo quelle categorie, quelle concettualizzazioni, quelle grandi domande che erano degli anni 70 e che non, necessariamente non sono più quelle nostre. Ultima cosa, sempre sui rischi di quello che stiamo dicendo e le difficoltà, diciamo, mi pare che ci siamo ben resi conto che siamo rimasti molto indietro, non saprei dire per quale ragione, sulla analisi del nostro mestiere, di quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, cioè non ci sono studi, non ci sono stati a lungo riflessioni e studi su questo. Veramente pochissimi, insomma, e tanto è vero che le analisi che quasi tutti hanno citato sono analisi degli anni 80 o dei primi anni 90. Allora, il rischio, diciamo, che in qualche modo corriamo è che dobbiamo recuperare, diciamo, quindi facendo un'analisi di, in qualche modo, di quello che è stato, però anche di quello che sta accadendo, cioè non vorrei che poi continuassimo in qualche modo a rimanere indietro facendo un'analisi solo di quello che è stato in 20 anni e poi però ci dimentichiamo che alcune cose stanno come dire, succedendo adesso e anche di questo dobbiamo tenere conto. Lo diceva, cito due cose, una cosa che diceva Mirko ieri, sui nazionalismi, forse ha ragione Federico, diceva, beh, i nazionalismi di oggi giocano meno sul passato, ma non lo so, non tutti forse, non tutti, perché io ho sentito cose sull'Ungheria, per esempio, sull'Europa orientale, in cui invece c'è un peso fortissimo di questo. Allora, come dire, nell'analisi, in questa analisi che stiamo cercando di fare, quindi non teniamo conto solo del post-colonia, perché post-colonia l'abbiamo già passato, o non teniamo conto solo delle crisi dei romanzi nazionali nelle varie storiografie, ma teniamo anche conto di quello che sta succedendo adesso. E sempre in questa dicotomia, quello che è stato e quello che per esempio, e ritorno qui, esco dalla storiografia e vado sul mestiere e sulla professionalizzazione di cui parlavamo ieri, ad esempio questo rischio di cui si parlava ieri
sulla sopravvalutazione delle riviste di fascia A e della pubblicazione in riviste di fascia A rispetto alle monografie o rispetto ad altre pubblicazioni, io credo che oggi stiamo andando esattamente nella direzione opposta, perché gli accreditamenti dei dottorati ci hanno detto che le riviste di fascia A non, no, è una cosa degli ultimi mesi, ma insomma è una linea di tendenza, per questo che voglio dire, è una linea di tendenza di oggi che, no, ecco, non dimentichiamola pensando a ieri l'altro. Grazie. Lele Romanelli. Scusate il cappotto, ma... Sì, tutti, perché... una battuta, una breve annotazione, un macro tema. La battuta, lo diceva prima Giovanni, e con tutte queste statistiche, attenzione a quando scrivete gli articoli cosa mettete nel titolo. Mi veniva in mente quando Edoardo Grandi ha scritto Il cervo e la Repubblica, era molto mortificato perché era classificato in tutte le classificazioni internazionali sotto zoologia. E quindi mettiamo, se volete fare un bel titolo, professore. La farfalla e lo stambecco, scrivi per storia. Questa è la battuta. L'osservazione di genere, a me ha colpito nelle statistiche il calo della storia di genere, mi ha colpito. Mi sono anche domandato però che in parte è proprio il risultato dei primi gender studies, cioè di calare, di non fare della dimensione di genere un settore specifico, ma di calarla nella narrazione storica. Se è così, mi domando fino a che punto lo sia, o invece no. Nel mio piccolo punto di osservazione del dizionario biografico, a parte la battaglia per avere biografare delle donne, che è una battaglia terribile e in gran parte tesa per tanti motivi, però riuscire a spiegare agli autori che le figure femmine nei loro personaggi maschili dovevano esserci, trovare le mamme, le mogli, le sorelle, cioè cosa hanno fatto. E a volte lì, da quel punto di vista, sembra che veramente caschino al pelo, cioè la mamma, la moglie, cioè, non ci hanno mai pensato una cosa del genere. Quindi mi domando fino a che punto questo calo statistico sia un segno positivo o negativo, diciamo così. Questa è la battuta. Il macro tema è una cosa che io ripeto sempre, ma che mi è suggerita da quello che c'è Federico Romero e poi ha preso anche da Gia sullo statuto contemporaneisti modernisti. Do, diciamo, per scontato che la formazione storica dei modernisti sia molto più solida, superiore, più interessante fino ai livelli universitari di quella dei contemporaneisti. Io sono laureato in scienze politiche, in storia contemporanea, mi sono occupato per tutta la vita di questo. Nella mia formazione, non ricordo nemmeno se ci avevo un esame, forse sì, un complementare di storia contemporanea, ma il macigno era il biennale di Moderna, cioè ragionare sui grandi temi della contemporaneità senza aver riflettuto riforma, controriforma, rivoluzione inglese, rivoluzione americana, rivoluzione francese, sarebbe stato impensabile. Questo però è il ricordo di un vecchio che loda i suoi tempi. Il mio punto però è un altro, è che con le attuali tendenze della contemporaneità nel mondo postmoderno, diciamo così, sempre di più vedo il bisogno di, e nella comunicazione il recupero di lunghi temi, di lunghe cronologie. Se si parla di democrazia, riemerge tutto il dibattito su da Cristene a Platone, come funziona la democrazia diretta, cioè sempre, cosa è stato il governo misto nel Medioevo, cioè sempre di più, non è che lo dico io, vedo proprio i temi, la difficoltà di riorganizzare la contemporaneità, la postmodernità intorno a degli assi un po' tradizionali, spinge, mi sembra, tutti i discorsi a ripensare, recuperare, far riemergere i tempi lunghi, nello scontro di civiltà, l'Islam, le crociate, insomma, voglio dire, sono elementi che trovo molto presenti. Quindi non è
non penso che non sia soltanto il ricordo di un anziano che ha studiato in altri tempi, ma qualche cosa che dovrebbe essere prepotentemente presente nei programmi, nei dottorati, di studiare altre cose. Vedete, sono molto rapido e concludo, però sulla base di prendere lo spunto anche da quello che diceva Carlotta poco fa, se molto tradizionalmente la Sisco, lo dico al presidente, ai direttivi eccetera, organizzasse un nuovo Marzorati, cioè una grossa, la storiografia italiana dell'ultimo mezzo secolo, cioè se in fondo molti hanno detto ma non l'abbiamo, in fondo non abbiamo presente, beh, che la Sisco lo faccia. Cioè, un bel convegno poco innovativo, poco frufru, poco postmodern e tradizionale. La storiografia italiana negli ultimi decenni. È una proposta di questi tempi. Grazie. Grazie a lei. Elisabetta Vezzosi. Torno su alcuni punti che hanno già trattato Carlotta, Gabriele e anche Gia, quindi cerco di essere schematica. Naturalmente la prima questione è sulla storia di genere, sono state già dette molte cose. Io credo che qualche responsabilità ce l'abbia anche la Sisco. Lo dico chiaramente, non particolarmente in questo mandato presidenziale, ma qualche o almeno un mandato presidenziale precedente in cui la storia di genere non era proprio riconosciuta. È stato detto con chiarezza che era una storia minore, particolare, e con questo ci siamo dovuti confrontare. Ricordo anche, scusate se sembro provocatoria, che molto di recente sulla questione degli anniversari, no, delle varie gruppi di ricerca sugli anniversari, io, facendo parte ancora del direttivo, Fulvio mi aveva chiesto di raccogliere le adesioni di un gruppo che si occupasse di anniversari e genere, diciamo, e a parte la risposta abbastanza piccola tutto sommato di 8-9 persone, e si è assistito, io per fortuna non c'era, una riunione collettiva con anche gli altri gruppi in cui uno dei colleghi della Sisco, abbastanza outstanding, ha detto ma della storia di genere non se ne può più, aggiungendo di scusarsi con me perché avevo messo sul gruppo. Allora, questo naturalmente è un problema. E quindi non possiamo, no, trascurarlo, no? Cioè, evidentemente c'è una concezione della storia di genere che appunto non è una concezione interpretativa, come diceva Carlotta. E da questo punto di vista però io sono molto, devo dire, meravigliata, leggevo proprio negli scorsi giorni i saggi, per ora non tutti, del volume, del primo volume della nuova rivista di storia internazionale curato da Federico Romero, che è sulle storie d'aria e il Global Turn, e leggevo il saggio di Marco Mariano sugli Stati Uniti, del primo, gli altri ancora non ho fatto in tempo, e sono anche lì rimasta stupita appunto dal fatto che in questa sua disamina, no, delle novità o meno sviluppi della storia internazionale, in questo caso naturalmente parla degli Stati Uniti, dica a un certo punto non posso trattare tutto e quindi non tratto la storia di genere e la storia ambientale. Però non trattare la storia di genere è un problema, perché ci sono studi importantissimi ormai, no, sulle relazioni internazionali e il genere, sulle relazioni internazionali e la questione della leadership, su una nuova visione, no, dei pacifismi femminili, molto slegati, diciamo, no, da il pacifismo come l'abbiamo trattato. Allora, è diventato veramente un...
cioè sembra naturale, no, trascurare la storia di genere perché tanto è un settore a sé, quindi va bene trascurare la storia di genere e, come diceva Gabriella, trascurare anche la storia ambientale che per l'appunto vengono in questo saggio associate. Allora, è evidente dunque che su questo c'è un problema importante, come c'è un problema importante nella ricezione da parte delle riviste, perché nelle riviste, no, dove c'è, diciamo, una sensibilità proprio della redazione o di alcuni componenti della redazione su questi temi, è più facile introdurli, con anche scandalo di altri a volte, perché naturalmente arriva il saggio sulle tendenze della storia LGBTQ+, eccetera, e tutto quello che c'è dietro, e si fa fatica da parte di alcuni anche accettare il linguaggio, no, che sta dentro questi saggi o che qualifica questo tipo, no, di storia. Allora, è chiaro che i problemi sono veramente tanti. Sulla questione, allora, ecco, un'altra cosa che vorrei dire, io sono stata molto spesso in passato critica, perché a me non piace il vittimismo della storia delle donne di genere, non mi è mai piaciuto, e dunque in qualche piccolo, breve, saggio, tipo storiografico, io ho detto, vabbè, però, in passato, però il fatto è che facciamo soprattutto storia delle donne, no? E quindi questo è un problema. Se si facesse più storia di genere e storia delle donne, no, sarebbe molto più facile anche per la storia generale, no, far proprio, diciamo, questo tipo di storiografia. Ecco, io penso che ora non sia più vero, cioè ora penso che la storia di genere anche in Italia sia abbastanza matura. Cioè, degli ultimi, non so, magari ci sono tante amiche che possono dirlo meglio di me, ma insomma, non lo so, 10 anni forse, ma insomma, in un tempo abbastanza lungo. E allora non si capisce più, cioè non si riesce a capire più questo problema. Ultima cosa, ecco, tra le tante si potrebbero dire, sulla relazione di Elisabetta. Io penso che questo tema delle generazioni sia ancora più da approfondire, perché è vero che le giovani donne studiose non si riconoscono nel femminismo, e dunque questo crea anche qui problemi di linguaggio, di comprensione. Bisognerebbe anche capire il rapporto tra la quarta ondata del femminismo e la nuova storiografia, no, delle donne di genere. Quindi, ecco, su questo forse c'è più lavoro da fare, ma non a livello nazionale, anche a livello, credo, internazionale, ma su questo penso che Raffaella possa dire molto più di me. Però è chiaro che il non riconoscimento nei femminismi, o almeno, diciamo, in quelli che noi abbiamo interpretato come femminismi, crei una separazione anche, no, proprio generazionale, che non è piccola, di comprensione anche in questo caso di linguaggi. Io credo poi, e questo lo dico rispetto a tante delle relazioni che, tutte belle, che si sono sentite stamani, che forse, ecco, se si facesse un intreccio più forte, più studi su conservatorismo, destra, populismo e genere, capiremmo anche di più molte dinamiche della storia dell'oggi. Grazie Betty. Guido Formigoni. Poi non c'ho più iscritti a parlare. Dunque, io parto da un ringraziamento per tutto il lavoro fatto da tutti quelli che si sono prestati. Provo a dire due riflessioni molto, molto sintetiche che mi hanno suscitato appunto tutto questa serie interessante di riflessioni. La prima ha a che fare un po', diciamo, anche con il lungo dibattito di ieri sul tema della crisi, cioè in qualche modo noi come professione siamo sottoposti, credo, a questa sorta di continua esigenza di rinnovamento, che poi si esprime in varie forme, qualche volta nelle
nel succedersi dei famosi turns, che magari qualche volta sono un po' mode, che qualche volta invece sono anche sollecitazioni più approfondite e interessanti, ma io ho l'impressione che potrebbe essere utile distinguere in questa continua richiesta di rinnovamento quanto ha a che fare con i temi, diciamo così, di oggetto storiografico e quindi l'orizzonte degli studi, le questioni che magari sono state sottovalutate un tempo che vengono invece al centro dell'attenzione, e questo ha un po' a che fare appunto anche con la suddivisione tematica che è stata fatta in molti degli interventi di oggi, dove apparentemente si è visto poco turn, no? Cioè c'è questa sensazione di una sorta di continuità. Però poi c'è l'altro aspetto, che invece è l'aspetto più soggettivo, cioè le sollecitazioni di rinnovamento hanno spesso a che fare col tema, diciamo, degli occhiali con cui guardiamo le cose, no? Più che dell'oggetto di cui ci occupiamo. Allora qui il discorso si fa, credo, più complicato, ma anche forse più interessante, perché molte delle sollecitazioni a rimettere in discussione i punti di vista, i pregiudizi, i valori scontati o comunque le culture da cui muovono le nostre riflessioni sul passato hanno avuto anche efficacia. Cioè credo che andare poi a scavare sotto questa apparente continuità e dire che probabilmente oggi chi fa storia politica ha per forza un'attenzione internazionale, un'attenzione di genere, un'attenzione maggiore che in passato, e quindi di fatto ci sono dei cambiamenti, credo che sia un altro elemento che non si può sottovalutare. La seconda riflessione rapida invece era sul tema della frammentazione, parola chiave che stamattina è emersa con forza. Io diciamo che non mi sono stupito nel sentirla, nel senso che se c'è una impressione soggettiva e semplice che viene proprio a dare un'occhiata alle tendenze nel nostro mondo, credo che sia questa. E come dire, sotto la frammentazione, da una parte io ci vedo anche una cosa un po' ovvia, nel senso che siamo a un orizzonte talmente ampio, no? Anche comparativamente ad altre discipline, che potenzialmente ha appunto un'infinita gamma di oggetti, di tagli, di sensibilità, eccetera, per cui 100 fiori vanno bene, no? Cioè, voglio dire, credo che ci sia anche un po' un elemento di questo tipo. Dall'altra parte però il tema della frammentazione diventa problematico se diventa incomunicabilità, cioè se diventa separazione in tanti piccoli percorsi che appunto molto legittimi e molto strutturati dal punto di vista dei meccanismi di accettabilità del sistema attuale, però poi di fatto non è che aiutano a fare un percorso di crescita un po' più ampio. Allora, su questo dove si può investire? Uno degli aspetti può essere probabilmente quello che in qualche modo, come Sisko già si fa, cioè creare punti di convergenza, creare occasioni in cui appunto questi mondi separati si siano sollecitati in qualche modo a rimettersi in discussione e a affrontare appunto un orizzonte un po' più ampio e a ricollocarsi quindi, no, all'interno di un rapporto col passato un po' più complesso. L'altra cosa potrebbe essere, come dire, sfruttare al meglio tutta quella complessa come dire, serie di sollecitazioni in cui ciascuno di noi poi è coinvolto, che sono i pareri, i giudizi, le review e cose di questo tipo, per sollecitare sempre appunto a porsi le questioni di fondo, ad allargare l'orizzonte, perché credo che se c'è un punto che a me sembra abbia peggiorato negli ultimi anni questa frammentazione è che come dire, sono un po' venute meno quei meccanismi di scuola anche che funzionavano di più in passato e che aiutavano anche appunto a
collocare le ricerche iniziali in un orizzonte un po' più ampio, a far conto della storiografia e cose di questo tipo. In questo senso le riflessioni di Federico, poi di Gia sul dottorato sono fondamentali, ma secondo me non sono sufficienti, nel senso che non basta il dottorato e non basta quella fase per farsi la cassetta degli attrezzi, no? Cioè ci vuole un percorso molto più lungo, e il percorso molto più lungo, siccome non funziona spontaneamente o funziona meno di quanto forse ciascuno di noi poteva avere in mente funzionasse, in passato va un po' sostenuto dall'esterno, e quindi penso che possa anche essere con l'orientamento di questo tipo di attività appunto ad una pressione sulle questioni fondamentali che dovrebbero aiutare a evitare che la frammentazione diventi incomunicabilità o comunque rassegnazione alla marginalità di ciascun tipo di studi. Grazie. Grazie Guido. Vai, Pinella, diede l'ora. Intanto mi scuso perché ieri non ho potuto partecipare, ma stato un bianco veramente infernale. Grazie alle scene dell'Etna che tu sei l'aeroporto, che ha fatto l'aeroporto. Io avevo alcune domande e soprattutto volevo porre delle questioni. Mi interessava capire nella vostra rassegna di oggi, quindi ho guardato solo, assistito solo alla sezione di oggi, la grande assente, no, nella storia, nella vostra rassegna che avete fatto, è la questione meridionale, no? Che non è più una questione al centro, probabilmente forse è stata inglobata all'interno della storia politica o mediterranea. Lo dico proprio perché io non mi sono mai occupata di storia meridionale, di storia del mezzogiorno, quindi vorrei incrociare, se è possibile, se è una cosa che può essere interessante, vorrei incrociare il ragionamento sull'assenza della questione meridionale come questione storiografica fondamentale per almeno un cinquantennio, un sessantennio del secolo scorso, col fatto, con la realtà dell'università, della contemporaneistica meridionale oggi. Perché secondo me, se non al di sotto di Napoli, penso che oggi ci sono solo io come rappresentante di una storiografia, tra le altre cose, chi non studia storia del mezzogiorno in un'università meridionale è automaticamente esclusa dai grandi circuiti per di storia. Una questione di reti, no? Cioè manca la rete. Allora mi domandavo, no? Cioè la storia del mezzogiorno oggi è una storia che non ha più una grande cornice intellettuale all'interno della quale scriverla, appunto la questione meridionale, ed è ridotta sostanzialmente alla storia della mafia. No? Cioè il convitato di Pietro, Pietro e Salvatore, figuriamoci, amico mio carissimo, però se noi pensiamo alla storiografia meridionale in questo momento facciamo solo storia di mafia, no? E manca completamente una visione, e questo lo pongo anche alla Sisco come problema nazionale, no? Manca una storia, una prospettiva di storia meridionale che sia una prospettiva di storia nazionale, cioè come per esempio i processi di trasformazione economica del secondo Novecento, la grande periodo della ricostruzione dell'Italia repubblicana, si sia verificato anche nel Mezzogiorno, perché sembra che l'unico modo, quando noi studiamo questi processi nel Mezzogiorno, li studiamo appunto dal punto di vista dell'anomalia,
di quello che non c'è, di quello che manca, non di quello che poi è realmente accaduto come un processo storico contraddittorio, ma come dire, senza nessuna prospettiva unificante con i processi nazionali della questione nazionale italiana, cioè come è avvenuta l'Italia post 1945, il processo di trasformazione economica, sociale, politica. Quindi mi domandavo se in tutte le vostre relazioni, sia da quella del genere all'Italia repubblicana, alla stessa Arianna, la mancanza di una prospettiva non solo spaziale, ma anche tematica, sia proprio dovuta al fatto che, diciamo, si nota semplicemente che la contemporaneista meridionale si ferma a Napoli, no? Realmente, oppure se effettivamente, è la cosa che poi, scusate, ho finito, per esempio ho potuto notare facendo il commissario all'SN, è che chi fa storia del Mezzogiorno di solito fa le cose che vedevamo, storia locale, localissima, senza nessuna prospettiva interpretativa, senza nessun collegamento a processi anche, no? Di, non dico transnazionali, mediterranei, ma anche nazionali. Allora se questo problema è stato posto o emerso nelle vostre analisi. Grazie. Grazie Pinella. Daniela Sanisella. Sì, in modo molto... in modo molto molto rapido, sull'onda della suggestione di Elisabetta Vezzosi, ma anche delle questioni che ha posto stamattina Giovanni Ceci, e cioè Elisabetta diceva giustamente la storia di genere è necessaria anche per capire dinamiche quali nazionalismi, populismi, perché è ovviamente una questione centrale. Io vi dico un'altra cosa che secondo me, oltre alla questione di genere, è la questione religiosa, perché come dire, la questione religiosa, che pure ha avuto, come aveva non certo un grande seguito dal punto di vista delle pubblicazioni, però a questo punto sta diventando veramente una questione centrale, perché noi non possiamo capire dinamiche attuali da Trump a Orban, a quello che succede in Polonia, ma anche alla Lega qua da noi, se non teniamo conto di quello che è il cambiamento che sta avvenendo, che è avvenuto negli ultimi anni all'interno del mondo cattolico, del cristianesimo in generale, e anche questa contrapposizione mondo cristiano, mondo musulmano, per cui probabilmente gli storici devono cominciare ad avere anche un'ottica diversa nello studio appunto del fenomeno religioso. Cioè, ad esempio, io mi sono sempre occupata del progressismo religioso del mondo cattolico in qualche modo di sinistra, sottovalutando quelli che erano sempre stati quei filoni che in modo carsico però rimanevano del cattolicesimo radicale di destra, che è quello che in questi ultimi anni negli Stati Uniti, il Tea Party, sta fortemente emergendo ed è l'elemento costitutivo e identitario di tutta questa destra populista internazionale italiana. Cioè, quindi anche la questione religiosa va ridefinita, ristudiata, non accantonata come una cosa vecchia old style, ma proprio posta come questione al centro, perché secondo me è una questione, diciamo, che senza la quale è difficile anche una ricostruzione e una riflessione sulle questioni recenti e anche sulle, cioè, come si è arrivati, diciamo così, a questa, che io ovviamente interpreto come una deriva, magari qui qualcuno presente interpreta invece come un avanzamento, però insomma è una questione importante secondo me, la questione religiosa di questo tipo di ottiche, e soprattutto i mutamenti nel modo di studiare la questione religiosa secondo me sono fondamentali. Grazie. Grazie. Io non ho altri iscritti a parlare. Senti, che vuole aggiungere una cosa che ho detto? È possibile? Mi è venuto in mente per le cose che faccio, diciamo, c'è un ruolo che ci chiedono continuamente a noi storici in questo momento, ed è poi un discorso che poi si lega anche al discorso della vittimizzazione, delle narrazioni attuali, no? In cui c'entrano anche poi i nazionalismi, chi è stato più vittima di qualcosa o di qualcuno, eccetera.
e che anche poi ha a che vedere con diciamo, la storia orale. Ed è appunto il ruolo dello storico con i testimoni e il ruolo dello storico nel produrre testimonianze, nel curare grandi archivi, grandi memorie di testimonianze. Allora, se voi pensate, qui c'è ovviamente la tradizione della Shoah, che ha lasciato un modello, e che è appunto Yad Vashem, il museo di Washington, il museo di Berlino, eccetera, eccetera. E qui c'è appunto poi una domanda più generale su queste tematiche che ci viene a volte richiesta da vicino. E lì c'è anche un ruolo importante dello storico, adesso qui la discussione è lunga, pensate appunto a Annette Bibbiorgali, era del testimone, le critiche, eccetera, no? Anche il ruolo che hanno i testimoni oggi portati nelle scuole a raccontare delle storie però decontestualizzate, no? Ecco, qui e che quindi poi hanno poi un ruolo negativo in qualche modo. E qui il ruolo dello storico, ad esempio, è molto richiesto e può essere utile per controllare certe dinamiche, no? Che sono appunto molto spesso, appunto, usano ad esempio i testimoni decontestualizzandoli. Pensate, cioè, tutti i grandi archivi, Spielberg, in America, Fortunoff, moltissimi altri, no? Che appunto prendono, cioè, fanno queste interviste ai testimoni e poi in qualche modo li utilizzano, a volte le interviste sono fatte anche in maniera anche magari dilettantesca. Allora qui probabilmente un ruolo degli storici è possibile, ed è possibile appunto per ricontestualizzare queste storie. Ad esempio, io appunto, ho insegnato per tanti anni storia contemporanea anche al triennio, facendo una parte scritta, se tu fai delle domande sui genocidi del secolo o sulla Shoah hai delle risposte pazzesche, cioè appunto la follia, l'orrore, eccetera eccetera, però completamente decontestualizzato, pure gente che è andata ad Auschwitz, che ha sentito il testimone nella scuola, eccetera. Allora qui probabilmente un minimo di un ruolo in qualche modo lo possono avere gli storici nel cercare di appunto ricontestualizzare queste storie e laurea richiesti di dare un ruolo da questo punto di vista. E appunto dal punto di vista della storia pubblica c'è tutti questi musei che si basano appunto su queste storie, sono in tutto il mondo in qualche modo, e questo è anche un altro delle tematiche dei filoni di studio internazionali con cui forse anche adesso la nostra storiografia contemporaneista si cerca di confrontarsi. Pensiamo ai memory studies, ai trauma studies, con cui appunto, e che hanno appunto a che vedere moltissimo, moltissimo con appunto la storia pubblica e il rapporto degli storici. Scusate, sono un po' forse confusa. No, grazie Gabriella. Se non abbiamo altri interventi, diamo la parola al Presidente. Dunque, io ovviamente non entro nel merito, anche se alcune cose sarebbero da dire, però sono intervenuto ieri e oggi sottolineo per la prima volta in questo convegno abbiamo le riprese della Cisco direttamente dell'intero seminario, e dunque chiaramente questo è a disposizione di tutti, come il materiale, come le tabelle, per cui spero che questo incontro sia stato utile. Io devo dire la verità, ho imparato molte cose, sia la giornata di ieri, quella di oggi per me sono state molto interessanti. Dobbiamo davvero ringraziare chi ha fatto questo sforzo, i relatori, perché sono stati
bravi da molti punti di vista, perché hanno interpretato perfettamente quello che era stato indicato loro dall'assemblea scientifica, dal direttivo, anche le forzature, sono state forzature ben interpretate da questo punto di vista. Però c'è un problema che è questo, e cioè come si esce da questi incontri, perché poi noi rifacciamo gli stessi modelli, i temi, è stato detto, ne riparliamo dagli anni 70, ritornano fuori, sono occasioni in cui ognuno mette, diciamo, in risalto i propri interessi, le proprie questioni, come è giusto, però bisogna uscirne in qualche modo un po' più fattivo. Ed è una domanda. Quello che è certo è che noi spesso e volentieri, la questione dello statuto debole è di un'importanza totale, non possiamo farci molto perché lo statuto della storia contemporanea dipende da un contesto sociale complessivo che, insomma, in qualche modo rimetterci in mano è complicato, però non si può non ricordare ai presenti, molti lo sanno, che la debolezza dello statuto ci ha portato a dover rispondere nelle aule dei tribunali di cos'è la storia contemporanea. È in corso ovviamente un processo che ha a che fare con il problema cos'è la storia contemporanea. È ovvio che questo nessuno chiede ai geologi cos'è la geologia, a noi ci chiedono cos'è la storia contemporanea. Questo è un problema che ha a che fare con lo statuto debole, ha a che fare con il contesto, a che fare con molti elementi, però segnala un problema. Ma allo statuto debole come rispondiamo? Possiamo rispondere, come talvolta succede, facendo i capponi di Renzo, perché poi quando ci riuniamo i capponi di Renzo siamo noi, questo è un modo di uscire. Ovviamente il dibattito, la dialettica tra i vari elementi va bene. Quando diventano conflittuali, quando le questioni diventano la mia domanda è più importante della tua, allora lì, insomma, diventiamo capponi di Renzo, quello non c'è dubbio. Questo ci indebolisce ulteriormente. Io penso che noi dovremmo interpretare il trend che ci riguarda come un problema della storia, non un problema della storia contemporanea. All'interno del coordinamento fra le società storiche è quella, diciamo, la consapevolezza che ognuno di noi è un vaso di coccio, più o meno, poi dipende dallo sguardo. Lo sguardo accademico porta a vedere delle cose, e delle cose che sono a più posti a storia moderna, meno a storia contemporanea, declina di più storia medievale. Però ci si rende conto del ridicolo quando poi complessivamente la storia è chiaramente sotto attacco da molti punti di vista. Allora prevale un'idea, una prospettiva del cerchiamo di fare una riflessione comune sull'importanza della storia. Storia come educazione civica in senso lato, storia come qualcosa che ci serve nel vivere la comunità. E allora qui il piano sequenza cambia. E così la questione dell'Ottocento, di chi è e di chi non è, confermo, c'è una volontaria, esplicita, dichiarata intenzione dei modernisti di occupare l'Ottocento mano militare. Cosa significa? Significa che c'è un problema di posti all'interno dell'Accademia, di chi è autorizzato a dire sono modernista, anche se ho fatto ricerche sulla metà dell'Ottocento o anche oltre la metà dell'Ottocento o no, ma sono problemi importanti rispetto alla grande questione o no? Cioè una cosa interessante, ben fatta, che ha la sigla MSTO 0, 4, 5, 6 eccetera, è così rilevante? Sì, se pensiamo come accademici, ed è giusto anche che dobbiamo pensare in quel modo, no se pensiamo come persone che stanno occupandosi della questione del ruolo e dell'importanza della storia. Il fatto che la storia sia sotto attacco significa semplicemente che sono sotto attacco gli storici. Andare in tribunale era uno degli esempi, le tracce di storia alla maturità è un altro degli esempi, la riduzione del numero di ore di storia nei professionali è un altro,
la risposta del Ministro della Pubblica Istruzione è stata abbastanza significativa, beh, anche la geografia, allora, questa è la risposta che mi ha dato Bussetti, per dire che in realtà è chiaro che non c'è sensibilità, non c'è consapevolezza, c'è un problema di questo tipo, però l'attacco in questo senso c'è, non c'è l'attacco, l'abbiamo detto tutti, al bisogno del passato, della storia, c'è grande domanda in questo senso, forse per fare questo non c'è bisogno più di storici, molti giornalisti l'hanno dimostrato, questa convivenza con le storie sociali lo conferma, nei dipartimenti l'idea, beh vabbè, per insegnare storia insomma un'infarinatura anche un politologo lo può fare, eccetera, eccetera. C'è un immaginario che tende effettivamente a dire la storia dal punto di vista scientifico-accademico può non essere importante, gli storici non sono rilevanti, dunque non solo sul piano pubblico. Allora i capponi di Renzo ogni tanto creano un problema, noi siamo qui, parteggiamo per metodi, temi, categorie, se siamo più indietro, se siamo più avanti. Io quando ho posto la questione della crisi ieri ovviamente non dicevo che non c'era crisi, dicevo definiamola, così siamo un po' più precisi, e idem, siamo indietro, avanti, a destra, a sinistra, sempre possibilmente definendo, questa è la parte più faticosa, dunque si fa un po' di meno, però questo tipo di mettere l'accento su un ambito, su qualcosa, tra l'altro giustamente è stato segnalato, beh, qualcuno dice andiamo in profondità, solo qualche mese fa siamo stati accusati di non andare in estensione, dunque non interessiamo, adesso interessiamo se andiamo in profondità. Allora, qual è quello che dicevo ieri, qual è il punto? Ma noi com'è che siamo sempre follower? È stato ricordato che con la microstoria abbiamo introdotto qualcosa noi nel dibattito internazionale, al momento mi sembra che su tutto siamo follower contenti e consapevoli, ecco, questo forse può essere un problema, non per forza un problema, si possono produrre ottime ricerche anche da follower, dobbiamo saperlo però, dobbiamo far finta di partecipare alla pari, ci sono le gerarchie nei temi, non è che i temi che girano nel mondo sono neutri, qualcuno li ha lanciati e altri si agganciano, se si agganciano consapevolmente è un conto, se si agganciano perché è utile, fa moda, fa status e fa carriera è un altro, questo è un punto. Vanno bene entrambi e la consapevolezza di quello che serve, così come per dire crisi serve chiarire quando non c'era la crisi, così per dire gerarchia, importanza, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, bisogna spiegare e essere consapevoli di quello che si fa. Detto questo, dove è andato Mazzorati? Dove è andato? No, è andato Mazzorati. L'ultima questione che tutti sanno, il problema Sisco, la Sisco non è un ministero, è bello venire qui e dire ci pensa la Sisco, però è un problema nel senso che il modo per fare quello che Giovanni ha dimostrato in una discussione, messo in moto una riflessione, la riflessione manca il dibattito storiografico, dopodiché come vedete siamo in un'aula non è sorda, non è grigia, ma è fredda, diciamo, e però siamo in quest'aula gratis, perché questo è uno dei problemi, grazie a Giovanni che ha messo in piedi e ci ha permesso di fare. Allora, dobbiamo procedere così, il nuovo Mazzorati, adesso chiederò al direttivo che diventi il promotore di qualcosa che mette in moto quello, e vale per tutte le altre cose, io sostanzialmente per me la Sisco è un'opportunità offerta a tutti i soci di attivare circuiti. Il direttivo approva, dice che ha senso all'interno di un discorso e dopodiché il socio mette in piedi il circuito. Per cui il bisogno di qualcosa si può come dire, rispondere, basta però non dire ci pensa il Ministero delle partecipazioni statali. Ecco, questo è il punto, lo dico perché in generale ritorna. Perché è un po' una cosa che mette a posto la coscienza e lo dico alla Sisco e posso andare via tranquillo. Ecco, no? In realtà la Sisco offre l'opportunità, ma poi il lavoro lo fanno i soci. Dal dibattito
sulla lista, diciamo ci sono alcune questioni ogni tanto, come dicevo ieri, altre questioni probabilmente vanno a latere rispetto alla lista, mi sfuggono, però mi sembra un'occasione. Questo incontro, questa filiera così come è nata, un bisogno che ha avuto poi una materializzazione, ha prodotto davvero cose interessanti. In che modo queste poi riverberanno sulle ricerche lo vedremo. Certamente non sono intervenuti giovani, lo so che non si può dire parola giovani che non è politicamente corretto, però non sono intervenuti giovani nel senso che poi sono intervenuti tutti mazzorati, diciamo, delle cose, però infatti i giovani li abbiamo messi a forza e hanno pianto qui come relatori, perché bisogna sentire queste cose. Io il motivo per cui i giovani non intervengono anche a dire cose così in libertà in una situazione di dibattito pubblico non lo so, ognuno può dire la sua, però questo è un problema sicuramente che ci dobbiamo porre. Chiudo dicendo, e riprendendo la questione detta prima, i mondi separati che diceva Guido, giusto, e dobbiamo tornare a dialogare, la sinergia con le altre storie c'è, nel senso che c'è un coordinamento con le società di storia che sta pensando a organizzare un seminario di dottorandi dall'antichità alla contemporaneistica, così diventa un confronto aperto di metodi, di discussioni, tutti possono vedere e dialogare all'interno di un discorso che si riconosce come storia, provare a vedere se funziona, poi probabilmente prevarranno i nazionalismi di nuovo anche qui e ci richiuderemo, però intanto proviamo a vedere se funziona, il tipo di reazione, di risposta lo vedremo, ma è un esempio di come si prova a uscire da questa situazione un po' di attacco in cui ci troviamo, è un esempio fattivo, come è stato un esempio fattivo questo seminario. Grazie a tutti per essere stati presenti e al prossimo.